Al buon Stefano e al buon Fabio, oggi è sabato, orario insolito per questa live, sì. Ragazzi. Quindi oggi vi faremo vedere le fiamme, come si dice, fuoco e fiamme. Ma tutte queste analogie. Vabbè, perché c'è lo scalidera. Ma tu hai visto l'altra analogia? Vabbè. Questa è sottile, ma la devi comprendere. Aspetta un secondo, dagli tempo, eh? Dagli tempo. Bastardo. Gli occhiali della Boon. E oggi, ragazzi, sarà un pomeriggio molto caliente e vi faremo vedere l'assemblaggio di un PC, no, con Ryzen. Meno male, finché faceva freddo faceva, era pure utile. Questo è vero, lo sì, scaldotto. Però adesso... Ma da un po' c'è il cambio di stagione, questo dovresti tirare fuori il Fresh, che non è un i9. Ma attenzione, bene, oggi vi faremo vedere. Vedete già la scatola, comunque il rosso ricorda un po', il cerchio di fuoco, il cerchio di fuoco. Oggi vi facciamo vedere un assemblaggio con un Ryzen 5 2006X. Allora, ben pomeriggio a tutti, intanto ciao Armandino, ah, bello. È contento. Beh, contento sì, andiamo che c'è un Ryzen e oggi sarà una giornata molto hot. Vediamo che su Roma hanno dato temperature massime almeno di 70-80 gradi, in idle, diciamo il medio. E eccoli, ben pomeriggio, ciao The Donne, ciao Arancia e Limone, ciao un po' a tutti quanti, ciao Daniele, grande, che bel nome romano. Aspetta, Alessio cosa, Fiorentini, e che cavolo, mi sono stufato di sentire cognomi tipo Boccalon, Turchette, Del Ben, Del Bon, e lo so, tu te sei spostato, Daniele, e quindi mo, che devi fare? Devi cibare. Visto che c'è occhiali, vai, storia per Instagram. Storia per Instagram, ragazzi, pomeriggio molto hot, veniteci a seguire sia su Twitch che su YouTube, siamo pronti per un pomeriggio... Fa caldo, già stiamo sbracciati, solo che ce l'ho a mano già fa caldo. Allora, allora, bel, ok, ben salve Romani, ciao Power Clementon, oggi non suoni, vero? Oggi non suoni, Imperatore Gui è un bellissimo nome, è vero, salve intanto Zoan, tutti i Ryzen vengono al pettine, c'era un film che diceva così, ben pomeriggio a tutti intanto, sei pronto per montare questo Ryzen? Allora, monta io? No. No, vabbè, già ho fatto due portatili stamattina, sono già ben oltre. Poi delle mani che ti sono di calli, no? Come sono belle morbide. Sono proprio fresche, sono proprio fresche queste mani, ragazzi. Sì, effettivamente ce l'ho morbide, però sai che questa cosa mi crea pure dei problemi che mi si screpolano easy. Perché sono troppo delicate. Senti pure qua com'è bella morbidina. Mamma mia, oh, mamma mia, le mani proprio di una signorina. Sì, me la affastidio pure quando muoio, capito? Quando comincio a cacciare, quando devo stringere l'acceleratore, sì. Sento un po' del fastidio. Lo so, te verranno i galletti, immagino, poi dopo a fa subito il trattamento, Mica come ste mani da muratore, cioè i spacchi che si vedono. Allora, no, non sono registrato ieri il mio nuovo brano. Benissimo, poi ci fa piacere, lo vorrei sentire, insomma, vediamo. Buttamos a Villa d'Orlonia col pallone, sarebbe bene, oggi è proprio una giornatona. Infatti stamattina stavo scarificando. Grazie intanto a Tommaso Bianchi. Facciamo e cosa, no? due caffettini con 2,29€ perché il caffè costa 1€ e 45. Fa un po' vedere. Allora, ragazzi, c'è un case. C'è scritto solo Game Case. C'è scritto questo case qua. Vedete che bello, questo l'hanno è proprio portato, questa roba presa da ci hanno portato tutto, lo dobbiamo consegnare poi stasera, lo faremo dopo la live, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Non c'è scritto nient'altro, c'è scritto solo Game Case qua della. Ma c'è proprio la scatola che è sfocata, non è la telecamera che mette a fuoco. Comunque Game Case, non si sa che cosa c'è dentro, non c'è scritto modello, non c'è scritto nulla. Niente, scritto qui 35. Guarda, la telecamera si rifiuta pure di metterla a fuoco. No, che poi il cliente che è venuto, mo adesso mi fa una risata, no? È venuto e ha detto scusa, ma che case è? Mi fa è P35, ma chi lo fa? Non lo so. Non lo so. Ma lo scopriremo quando lo andiamo ad aprire, vediamo che ci sta dentro, insomma. Bene, benissimo, benissimo. Che scaramate usate? Usiamo una B450 MSI. Monteremo, allora, dissiperemo. Ma questo, useremo questo per dissiparlo? Sì. Attenzione, ragazzi, qui andiamo con il radiatore da 120. Che dite, se squaglia o ce la farà? Grazie, Entria, che si è abbonato a Twitch Prime. Hola a todos, grande Led Zeppelin, che nickname. Grande Deep Purple, Genesis. Bravo, così mi piace. Dov'è lo Iannello? Lo Iannello forse verrà dopo. Verrà dopo, verso fine live, non so se imbraserà verso fine live. Stai, ieri ho rivisto la live e sul ragno delle banane ti sei dimenticato una cosa molto simpatica. Quando ti morde ti fa avere un'erezione per 4 ore e poi ti fa schioppare il cuore. Non lo dire troppo, Umberto, perché potrebbero sfruttarlo. Dice, guarda, le ultime 4 ore di vita fai un po' tipo Kenshiro quando si preme il subo, diventa più forte ma alla fine muore, tipo Rei, ti ricordi che ho avuto... No, così.
Allora, siamo a 3 mesi consecutivi per entria, arriva massimo a 50 gradi, va benissimo. Dovremmo fare nemo di con un ragno e la banana insieme. La banana bella dritta così, il ragno che si mozzica, eh? È vero. Giuseppe, la domanda incomoda, ma Aguilotti o Lupacchiotti? Nessuno. Valentiniani tutta la vita. Vedete che oggi ho seguito i turni di libere, stavo adesso un attimo fa col cellulare a seguire il terzo turno di libere. Avete iniziato da molto? No, abbiamo appena iniziato l'1. Attenzione, S-Lab! S-Lab Armando che dona 20, mamma mia, 20 euro solo perché c'è scritto MD. E allora, in tuo onore adesso c'è qualità oro. No, comunque sei di parte, sei maledettamente di parte. La prossima volta che ti spedisco una cosa ti mando questi occhiali della Burn, te li meriti tutti perché devi andare a fuoco, va bene? Devi bruciare. In senso buono del termine, cioè quando sei hot burn. Ma poi tu pensa che super saiyan, no? Lui fa, poi io ho chiesto che fai, lui mentre programma le centinaia di macchine. Te lo fai una cosa del genere con MD, serve stabilità. Cioè, roba che te se bricca, te butti la centralina perché apparentemente mentre la flash e il PC le va schermata, lei non funziona più perché la tua bellissima MD tacca. No, raga, stiamo a scherzare. It's a joke, ok? Non cominciate il flame, non cominciate. Allora, ha sentito che Stefano è un amante di Marquez? Sì, assolutamente sì. Se lo ma trovo, lo acciacco. Ma quanto hanno parlato Fabio per fare questo assemblaggio? Ma è che tu pensi niente che lo faccio io o pensi che sto solo togliendo il vetro e poi mi scalzo? Il bastardo. Allora, in streaming usare OBS? No, usiamo XSplit. La codifica X264 sì, ma forse mi sa che X264 è un VEC, non so se abbiamo cambiato. Però comunque sì, la X264. Ciao Marco Tamisari, buon pomeriggio, buon sabato anche a te. E poi mi sono perso sicuramente qualche domanda, ragazzi, qualche cosa che avete scritto all'inizio. No, il processore deve metterlo Fabio oggi, lo facciamo mettere a lui, Non avendo spazio per mettere il case sopra la scrivania, stavo pensando di metterlo su una mensola posizionata sopra il monitor. Può essere una soluzione valida secondo voi? Sì, Luke, è una soluzione, può essere valida. Normalmente poi ti scarto. Non deve. Che cosa? Tutto. Sì, non deve essere troppo sporgente o comunque venirti troppo avanti. E soprattutto deve essere bella stabile. E poi o i cavi devi fare un lavoretto, perché sennò siete tutti sti cavi. Stefano, sei troppo canso con quegli occhiali. 10 su 10, grazie mille, carissimo. Allora, lo liquidate questo MD? Sì, lo liquidiamo con un K120, un cooler, questo qui 120 di Antec, e non teniamo il dissipatore stock. Ste, allora, alle game YouTube, buoni tutti. Ste, oggi seconda lezione a scuola del progetto di PC, oggi si assemblava, quante incazzature con i componenti di una volta, floppy disk, attacchi IDE, Pentium. È vero, però, partire da una base un po' più antica ti fa bene, perché venendo ad oggi è perché troppo è facile, difficile. Quindi tu parti da prima che dovevi capire il jumper, master o slave, il cavetto floppy ha un verso, però non è indicato come invece per l'IDE dei lettori. Questo o degli hard disk non lo so manca adesso, non lo so manca adesso, vado a culo, se la lucetta rimane accesa lo dico, ho messo a contatto. Poi tutte orte. C'era, questa la possiamo raccontare, sì, sì. Prima, quando abbiamo aperto il negozio 2005, ancora su parecchi VC c'era, se metteva il floppio, che non mi metti il floppio, e tipo adesso ogni tanto beccato, che non mi metti il masterizzatore, no scherzi, te lo metto, c'era uno su 10 che usciva col floppy. Oh, sistematicamente, ma te dico 100 su 100, tu glielo consegnavi, se la va sembrato Stefano il floppy della lucetta accesa. Ti chiamavo, ma floppy non legge, c'ha sempre la luce accesa. Sì, motore si riportava, il cavetto, cioè. Lascia bene. Tutte. Ringrazio ancora Armando. Vedete per quanto rimane questa donazione di 20. Oh, 20 euro sono tanti, Armando. 20 euro sono tanti. Non la magna, quando scende a Roma sarà la magna a piatta di carbonara, Armando. E andiamo, sì. No? Peccato, non ci abbiamo niente da fare di mappa per sdebitarci. È vero. A motore Fabio, tra un po'. Il motorino mio che fa 140, lo rimappiamo, sai come squagliamo proprio. Ma rifai pure i scooter? Se fanno? Allora, intanto Emanuele, buongiorno. Una macchina di 60.000 euro in su. E che scherzi, Fabio, quante immagini zozze sui floppy? Sui floppy addirittura. Allora, farete la recensione della 2080 Lightning? Assolutamente sì, Marco. Non appena comunque ci pervengono. Ma perché si dice pervengono? Sì. Perverranno in negozio. Allora, pure pervengono, perché è futuro, presente, passato, prossimo. Participio, dipende sempre poi da come lo vedi. Allora, comunque Slab sei un po', non te posso dire il termine proprio, però sei un po' per MD, perché c'hai 1007X, 1008X, 2007X e nessuno scalda. Questa è la risposta.
Allora, solo Team Max, vabbè, perché Team Max sono truzzi, Team Max, mi morì perché Team Max perché c'ho la moto, no, è uno scooter, però vabbè. Sai qual è il bello? È che l'alimentatore aveva la ventola rotta e quando abbiamo acceso il PC sembrava un aspirapolvere folletto, ma immagino, che bello. Ciao intanto Ciro, ciao Davide, ciao Arancia Limone, Arancia Limone, sì Fabio c'ha l'allergia AMD, più avvicina e più starnutisce, di sta in campana. Ragazzi siamo 115, abbiamo solo 50 like, grande Umberto, ma dov'è il Pollina? Pollina? Dov'è Pollina? Non si è presentato. Stefano, qual è il superlativo assoluto di buono? Beh, buonissimo direi, no? Comportamento ransomware risanato? Sì. Non so, che vuol dire ransomware? I ransomware sono... dove sta? La sinistra. Ransomware. Sai quello che ce l'ho sulla punta della lingua, ma non mi viene. Quindi non mi viene. Ma boh, appena mi viene... Where? Solo di Max, ok, allora lì, io ho un 2007X, ora ho un 9600K, mi trovo 10 volte meglio sinceramente. Bravo Pietro, date un AMD a quell'uomo. È la Gaming Plus? Sì, è la B450 Gaming Plus. Come mai Stefano oggi è così di buon umore? Perché ho potuto scarificare il mio giardino. Mi sono messo con la macchinetta stamattina e ho fatto tutti dei solchi in mezzo al prato per farlo respirare, perché oggi è una bella giornata, c'è il sole e il mio giardino si sta asciugando e questo weekend inizia la MotoGP. Il problema male, è solo questo. Stiamo messi male con la MotoGP però, Ma messi male, primo turno Valentino primo, il secondo turno 17esimo perché ha avuto qualche problemino, quindi non rientra qualche direttamente. Qualche problemino con la gomma anteriore. E nel terzo turno però si è ripreso, anche se però purtroppo non rientra in Q2 diretto, deve passare dalla Q1. Non ho piantato nulla, questi giorni sto facendo grandi lavori in giardino, ho cambiato il gazebo, sto prendendo un cancelletto indipendente, devo rifare tutto ciò che è la palizzata, sembra che ho una reggia, il giardino è dei 50 metri quadri. Allora, intanto ciao Davide Picciassi, Bartolo De Palma, mi regalate un PC? No. E aspettiamo i Ryzen serie 3000, beh, quelli sì, li aspettiamo. Stefano, andava bene il cable management, quale? Ecco a te. Quale cable manager? Il mio l'ho fatto. No, questa è la vitarella, questo è l'SSD, fare... questa è la mascherina, questa è la RAM. Vado a fare i caffè. Ah, vai a fare i caffè. Acchittaci un bel qualità oro in onore del mitico Armandino. Attenzione, qui dobbiamo adesso Fabio come ritorna al sistema le chat. Sistema le chat di YouTube e Twitch. Anzi, Twitch YouTube funziona, quella di non YouTube. Non c'è trucco, non c'è inganno. C'è troppo, eccolo qua, la vazza qualità oro, lo vedete qui la vostra destra o sinistra, no, destra, destra. Poi sembra che la vazza si paga. Allora, la CPU Fabio, no, la mette Fabio. Allora, conviene il 9 o dipende che cosa ci fai Filippo? Il 9 conviene, una domanda, è meglio AMD 7 o i7 9700K? i7 9700K. Armando, non te voglio sentire Armando, stai buono non ti voglio sentire. Allora, il cable management mio che ho mandato a Fabio, sai che non me l'ha fatto vedere, questo? Ma ieri, l'ho visto, ho fatto benissimo. Attenzione, tutti i caffettoni, a chi t'ha due caffè, dai, ho e fatto su sta... benissimo, cosa, quasi, non ci piove? Fatto benissimo, quasi come quelli che faccio io. Quasi, qua. Quasi. Quasi. Magari ha fatto pure meglio. Ce va vicino, però. Allora, Fabio deve fare una cosa molto importante, poi non ha acceso niente, ombrello non ha acceso. No, questo non ha acceso, perché a me sembra... Appiccia sta luce, stava al buio. È giorno, sì, ho capito che è giorno, pure ieri era giorno. Allora, che qui ti fa una cosa importante. Ti fa una cosa importante. Respira, sto sistemando la chat. Allora, eccolo qua. Ragazzi, sistemate il widget di YouTube, lo stiamo sistemando in questo momento. Umbe, grazie mille. Stema sul BIOS la ventola del dissipatore che va a 1200 giri, non è normale, vero? Sul BIOS la ventola del dissipatore che va a 1200 giri. Poi forse Dario devi un attimino giostrarti con lo smart fan, devi vedere se comunque la tua ventola è PWM 4 pin, quindi viene gestita in modalità PWM o in modalità DC. Mi raccomando, concentrazione fa. Guarda, è molto facile mettere un processore AMD, non ti può sbagliare, il problema è che è facile pure sfilarlo, quindi basta un dissipatore con un po' di pasta termica e fattivo effetto ventosa, e viene via tutto intero. Se lo fai un po' lateralmente e che tiri di lato, tutti i pin della schiera madre fanno tipo i capelli miei, tutti un po' sversali da mano, e quindi lo butti. Allora, perché non me lo regalate il PC, Bartolo? Perché no? Perché non hai messo, non lo so, non ci hai seguito abbastanza. Come mai? Problemi? Ultimamente? Come va? A scuola? Tutto bene? Bene. Ma il dicembre a scuola c'ho 64 anni.
Piafato sta buono? No, oggi raga, tutto di un fiato. Perché qui c'è... Non lo so, perché certa volta arriva troppo carico a palletto. Mo' se pia pure il caffè, no, mamma mia. Mamma, no, no, Camilla, no. Cioè, il limitatore. Cosa ne pensi del 99K e Asus Maximus Hero 11? Allora, il 99K ce l'ho a casa, ottimo processore. Per la scheda madre, ottima scheda madre. Il problema è un po', boh, forse la percentuale che... di rotture leggermente un po'. L'uno oggi sembra lo Stefano di qualche mese fa. Ogni tanto c'è un effetto vintage che ritorna. Ciao, ho da cambiare scheda madre su 8700K. Meglio 0370 o 0390? 0390, perché visto che la devi cambiare, ti porti già avanti. Che se un domani cambi il processore e passi a un 97K, la scheda madre, a parte te lo supporta pure una 0370, però almeno c'è il chipset già più nuovo, siccome supporta anche andi e rivieni, quindi è back compatibile, allora tu vai su quella più nuova. Che mi dite del 9400F? Un buon processore, hanno tolto la scheda grafica integrata, così almeno hanno un po' risparmiato. Chi lo prende per gaming ti fanno risparmiare 20. Va meglio di un 8.5, male non va, perché no. Questo PC andrà a video oppure finirà come quello del Threadripper? No, spero che... Lascia passare, sei appena buono a Twitch Prime. Ottimo nick però, mazza che inventiva che c'è. Lascia passare, che carino sei. Allora, ma l'avrei preso il caffè prima di fare la build. Adesso lo stiamo prendendo. E 9000 CPU con GPU difettata. No, Kira, non è un 9400F una CPU con GPU difettata. In realtà hanno eliminato la GPU integrata, quindi il processore deve fare meno fatica, perché non deve gestire anche la scheda grafica. Allora, diciamolo. Ringraziamo il nostro sponsor Umberto Eslab per il caffè. Umberto. Armando. Sì, Armando, scusa. Armando, ha mixato un po' i nomi. Armando Eslab per il caffè, per le palette. Lo zucchero ci abbiamo messo noi, anche se mo Aldo ci manda una carovanata di zucchero, mi sa. Allora, hanno fatto come il porco. No, come ha reagito quello che aveva piegato i pin quando gli aveva detto che era risolto il problema? Ha fatto i salti di gioia. Ieri l'ho chiamato e ho detto: guarda, abbiamo risolto. Ah, che grandissimi, non abbiamo dovuto sostituire il PC. L'ha già ritirato comunque stamattina, quindi è contentissimo. Non mi ha fatto neanche cambiare il dissipatore alla fine, quello lì a liquido, l'H60. Benissimo, occhiali Stefano, grazie. Grazie Davide. Gerardo, non snibattere i pugni sui tavoli, non si dice niente. Ah, giusto. Ma già così dà fastidio, perché non ci devo pensare, perché in realtà era... perché si usa pure come... Allora, ciao ragazzi, che mi sono perso? Niente, Alessio, ci stavo prendendo il caffettino e iniziamo subito l'assemblaggio oggi. Buonasera Fabio e Stefano, buon caffè, grazie Luigi. Di quando scenderanno i prezzi dei Ryzen attuali? Quando uscirà la serie 3000? Sì, l'hanno fatto già con la prima serie, quando è uscita la seconda serie di Ryzen. Sono scesi i prezzi, hanno fatto una buona mossa di mercato. Aspettiamo se riscendono anche quelli della seconda serie quando uscirà la terza. Di quanto non lo so, non ti so dire. Però comunque la prima volta è stato un bello sconto, insomma. Stavo scherzando, comunque, a parte gli scherzi, per quanto riguarda la scuola faccio il linguistico, ma sono appassionato dei computer e dell'informatica. Aspetta, mi sono perso l'ultima parte della chat perché è andata giù. Dell'informatica in generale faccio il secondo anno. Bravissimo Bartolo. Ma voi potete fare giveaway superiore a 25 euro? In teoria siete un'azienda. In teoria no, dalle politiche, diciamo, che hanno detto diramato sulle varie piattaforme. I Ryzen faranno il culo in te. Non lo so, Marcello, non lo so. Non cantiamo. Secondo me arriveranno a un livello buono che loro hanno preso un'altra via, quella del multicore. Cosa che Intel ce l'ha, ma rimane ancora col core più basso. Quindi... Chi ha detto chi è questo? Spiego io che sono abbastanza ferrato. È un ragazzo che ha detto possiamo fare... Allora, tra l'altro... Caffettino intanto... È cambiata di nuovo la normativa. Per quello che mi hanno detto, io non ho verificato, non è più neanche 25 euro, è 1 euro. Quindi superiore a 1 euro non si può. Si possono dare solo gadget. La definizione di gadget è che praticamente deve essere un oggetto che poi non esiste in vendita. Quindi deve essere un oggetto di cui non c'è una controparte uguale in vendita, altrimenti è una cosa che si può vendere e quindi non è più un gadget. Questo è quello che abbiamo messo nel giveaway, sono 3 gadget allo stato attuale, quindi allora non stanno in vendita da nessuna parte e di conseguenza sono 3 gadget. Poi non so se è effettiva questa cosa di 25 a 1 euro, perché noi comunque siamo sotto i 25 e siamo pure sotto dal fatto che è un gadget, quindi comunque diciamo si può fare. Però comunque ne vedo tanti in giro fatti in modo, ma secondo me sono tutta roba fatta in buona fede, semplicemente perché chi lo fa non lo sa. Semplicemente uno vuole regalare una cosa ai follower, a oggi non se lo fa.
Allora, Power Clementon, quando esce la terza serie vi convertirete in MD, state tranquilli. No, non è che siamo a senso unico su un prodotto, tipo solo Intel se è meglio. All'epoca eravamo pro AMD perché andavano bene. Se un domani AMD sfoggerà e dimostrerà nel corso del tempo che è stabile, che ha una piattaforma sotto, quindi un chipset che lo supporta in maniera senza rompersi, che se aggiogni il BIOS e i RAM non spariscono, non te parte più, non te bippa, che quindi devi smazzolarti a rismontare tutto il PC tutte le volte, allora in quel caso, se per dire sui giochi, visto che noi l'utilizzo principale è sui giochi, va bene, si dimostra andare bene, magari costa pure leggermente di meno, perché no? Arriveremo prima o poi, sicuramente ci sarà prima o poi un cambio. Allora, Gerardo, grazie dell'invito, ma come hai visto sono abbastanza, bueno, voglio dire che sto a livello del cuoco perché faccio cagare, però no, diciamo che vabbè, mi sto avvicinando. Grazie di invito, Gerardo, se viene a cucinare Gerardo di mangiare una settimana, perché quello lo sai come cucina. Sicuramente, però dicevo che comunque niente, ho cercato di salvarmi, niente, no, sì, Gerardo, quando vuoi puoi venire. Power Clementon, ti rispondo sempre in questo ambito che ci convertiremo. Ti dico, non è detto, perché no, tu guardi solo. Tu guardi solo la prestazione della CPU. Noi guardiamo anche il supporto che gli dà, la stabilità che gli dà la scheda madre. E su questo non mi puoi dire che usciranno un chipset che è infallibile. Siccome AMD sta molto indietro a livello di chipset, secondo noi, in fatto di stabilità, perché è per quel motivo che si rompe. Non è il processore che si scoccia, ma è la scheda madre. Quindi è il chipset che poi fa sì che costruita una scheda madre intorno a quel chipset sia più fragile rispetto a quelle più consolidate di Intel. Quando noi ci renderemo conto che ne vendiamo 100 e ce ne tornano 2, ti posso dire ok, ha la stessa affidabilità magari di quello Intel. In quel caso posso valutare la prestazione del processore, per quello non mi converto fino a quando non vedo la stabilità. Bene, Stefano, con il faro in faccia sei sovraesposto, sembri Casper il fantasmino. Attenzione, risolviamo subito il problema. Grazie intanto per la regia, anche buona Valentina, che dopo si incazza. Era un po' a serio. No, in realtà va bene. Allora, scremare per 9.7K sui 140 euro. No, Dita, non è. No, è migliorata, però ti dico che noi facendo manutenzione ai PC, io noto sta cosa che è brutta, però chi segue tante AMD è come che ce l'hanno con Intel, perché dicono riciclano la roba, costa tanto, loro ci mangiano troppo, invece AMD sono onesti, loro sono quelli che ci danno la roba al giusto prezzo. Non è così, raga. Non è una volta era Intel per i ricchi e AMD per il popolo, vero? Fanno sempre questa distinzione, in realtà non è proprio così. Non è più così, almeno. Sistema, chi produce il chipset, quindi alla fine è sempre colpa di AMD che non riesce a fare una cosa buona dal 2000. No, non l'ha fatto. Buono, però ha detto una cosa intelligente. Dice, sistema, chi produce il chipset, quindi alla fine è sempre colpa di AMD che non riesce a fare una buona cosa dal 2000. Sì, non è proprio dal 2000, non è proprio, cioè, sì, non è proprio così, perché i processori sono molto buoni, sono diventati un po' carenti dal momento, perché ATI andava bene, AMD che l'ha affossata, se l'è comprata e non è riuscita più a farla poi andare avanti come doveva andare. I processori sono stati buoni, hanno studiato, sono stati un po' fermi, hanno recuperato il gap, cioè non è che dicevo sono andati avanti, hanno recuperato il gap. Loro quello che riescono a fare oggi, prima uscivano con prodotti vecchi di 3 anni, adesso escono con prodotti che vanno come quelli che già ci stanno, che già è in passo avanti. Però non mi puoi dire che quando sono uscite le Vega, non è che tu ti ammazzano, hanno fatto la scheda più potente. No, non gliela fanno a fare una scheda video che cammina più di Nvidia, o se ce la fanno per 2 mesi, tempo che quelli la rifanno e rivanno avanti. Aspetta, c'ho la domanda di Dario. Fa, quanti AMD assemblati ultimamente li sono tornati indietro? La vuoi sapere? Ne abbiamo assemblati 4? No, una decina. Una decina. Ce ne sono tornati 3. Pure 4. 3. Vuole fare per Cisca che è in partita. Che è partita. Uno si è rotto il processore. Il processore. E quello d'Armando. E l'altro la scheda madre. Vabbè, Armando perché è il corriere. Sì, il corriere, poi non ce l'ha riportata la scheda madre, era rotta, non è che si è rotta nel trasporto. Sì, vabbè, si è rotta col trasporto. No, perché dai, non ha preso botte. No, era fallata, accendevi, non andava a video, fallata. Quello non conta. Comunque, raga, la percentuale è alta. Su 10-3 è una cifra. Dai, no, è il 30%. No, poi che cos'era? Il 2200 giga avevamo testato, a noi ce l'andava bene, ma Blink ha visto che gli hanno mandato il processore rotto. Sì, cioè, non so cosa è tanto normale. No, non so manco tanto. Adesso assembliamo sabato, stiamo iniziando Aurora. Allora, devi fare una cosa. No, io non ci provo proprio. Dovrai sfatare questo mito, dovrai montare questo processore AMD sopra questa scheda madre AMD. Allora, switch.
Sei pronto? Fa che squilli il telefono. Sei pronto? O suonino alla porta. Dammi occhiali. Se, metti gli occhiali perché protettivi. Ci vanno occhiali protettivi qua. Allora, accesa la luce, raga, perché mi serve per forza. Allora, scusate che c'è una camera che balla, adesso si ferma, perché è tutto inizio. Tutto un po' rimediato qua. Allora. E dai su. Allora, sei pronto? Sei pronto, fa? Non sbatte troppo la scatola. Ragazzi, siete pronti? Gli devo comunque dare 2 anni di garanzia, non è che... Siete pronti? E tanto, vabbè, ma se la sbatti o non la sbatti, si rompe qua. Se posso dire, le scatole loro sono fatte meglio. Sono fatte meglio quelle intelle. I dissipatori loro sono fatti meglio quelle intelle. È l'aggancio che fa. Va bene. L'aggancio è un po' old style. Senti, bene. Vieni più qua che devi stare sotto al riflettore qua. Devono immortalare questo momento. Ci vedo un cazzo. Ragazzi, lo so che vedi il cazzo. Vai a culo che è meglio. Tanto uguale, tanto. Allora, siete pronti? Siete pronti? Ci abbiamo ritorno di audio. Ah, ok, lo risolviamo subito. No, non è quello che pensi. È questo. Ecco. Diremo prima, no? E qua non lo dite. Mannaggia. Ma che non ci avete le orecchie? Allora, il Fabio assemblatore con l'occhiale. Sì. Attenzione, guanto. Mi stanno a far male l'occhio. E va pure il guanto? Pure il guanto, se vuoi. Se non c'è l'occhiale. Il guanto. Non è male. Magari. È antistatico. Certo. Magari mi schifi. Tieni, mettiti il guanto. Ma che è il lattice? È il lattice. Allora, ora ti brucio la mano. Infatti, si metterà il guanto tattico. Ti entra? Sì, guarda. Poi ce la faccio a farlo entrare. Allora, ma che è una busta della monnezza, sembra. Sì, questi ce l'ha portati Luca l'ingegnere, ci fa il dottorato con questi, eh. Ma allora, Fabio, stai bene? Me la voglio vedere. Che succede? Niente. Sto un po' compresso. Non ho molta mobilità alla mano. Vedi che se provo, sta un po' tirato. Non riesco. Guarda, se c'è. Ecco, si sarà. Mamma mia, un copertone ti sei messo. Che da Pirelli sto quanto. Mi sento un po', sai quando, tipo, è come se c'è il sinelastico qua che non mi fa muovere. Dicevo. Allora, serviva un guanto da forno. Lo so, ma il guanto da forno non ti dà grip, non ti dà presa. Bastardi. Tira fuori la tuta NBC, mamma mia. Ho esagerato con la maschera. Immagina, se mo entriamo in pere fa... No, alt. Dovremmo farla sta gabbia. Basta, oggi è senti la sirena. Bori. Allora, ragazzi, eccolo, c'ha la freccia in alto a sinistra. C'ho paura. C'ha la freccia in alto a sinistra. Ce l'ha. Bene. Ecco. L'ha messo, ragazzi. Aspetta, ce lo parla un attimo. Parlaci, va. Allora, io ti devo garantire per 2 anni. Fai il bravo. Cerca di fare il giusto. Non ti affaticare troppo, però al contempo simi affidabile. Va bene? Ma gli ha parlato al professore o alla scheramata? A lui. No, al professore. La scheramata dell'MSI mi fido. Mi fido a prescindere. Bene. Che vuoi monto pure questo? E mai visto che ci stai. Questi stanno a fare polemica, io non li sto a leggere. Ma quanti non farsi infettare da MD? Guarda che bello, fingerone di Fabio! Ma quindi l'avete ordinato voi? Sì, scappa, sì. Lo so, è complicato. Pronto stai a raddrizzare i piedini? Bella la raccomandazione. Sì, mamma mia, Umberto sei licenziato, un tronco. ma è un tronco proprio, Adesso a Fabio gli cade la mano. Fabio in versione diabolic. Bastardissimo. Io MD perché sono povero e non posso permettermi Intel. È lo stesso motivo per cui non ho un Mac. Non è vero, puoi comprare un Intel usato. Vedi? Il guanto dell'infinito. Fabio in questi momenti assomiglia al chirurgo medico. Mi pare diabolic, ma da spento il professore sta già a 50 gradi. Grande Benny De Santis. Però io sono cattivo. Ma allora ci mettono nel carico. Guarda, pesante. Secondo te sono ancora in tempo per cambiare scuola e andare in informatico, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di lavoro? Dipende, l'informatico che tu andresti a fare deve essere una cosa che ti porta a fare programmazione. Perché se lo fai per assemblatore, ci fai una lira. Vai rovinato. Non c'è più questa cosa. Farete OC? No, a parte che non puoi fare OC. Su quel 2006 è già OC. Non è inutile che ti dicono X è sbloccato. Non è fake. Basta, ragazzo, non lo fa. Niente, sì, vuoi mettere RAM? No, te non ce ne metti. Dissiatore dopo. Dissiatore ce lo metto. Lo mettiamo? Sì. Lo metto col guanto? No, il guanto ormai basta. Hai messo. E come lo fingeroni? Io lo fingerono perché ormai c'ho uno strato di. Allora, eccolo qua. Ha già raddrizzato i piedini del professore? Ancora no, perché non abbiamo ancora tolto nessun dissipatore. Questo è il primo cambio pasta termica, dovrai anche... Allora, sta al secondo anno Andrea, Bartolo. Ciao Nitro! Fabio, dopo questo assemblaggio chiederai la pensione di invalidità? Secondo me gliela danno.
scusi, lei quanti MD ha sembrato? 4. 4. 76% fisso subito del danno. Ma si può zoomare di più sulla scheda madre? Allora, si può zoomare. Dovremmo cambiare la gamma, beh, lo fa vedere là. Ma eccolo zoom, guarda che zoom che ti ho fatto. Perché eccoci, guarda, guarda che bello zoom che ti ho fatto. Allora, scusa l'ignoranza, che intendi con programmazione? Programmazione di programmi, diventare un programmatore. No, io ti consiglio la parte che è molto richiesta adesso, se vuoi fare informatica, è la parte delle reti e la parte della programmazione per le app, queste cose qua, che è sempre informatica. Ti dico oggi, cioè se io avessi tipo mio figlio, che te, ti dico assemblatore, no, perché è un lavoro che non esiste più, cioè... Arriveremo al punto che da qui è a, il mero. Cioè, negozi come il nostro su Roma, da qui a 6-7 anni ce ne saranno, se no 10, perché non troveresti mai lavoro. Fuori onda il guanto verrà bruciato, assolutamente sì, messo una cosa tipo la salamoia, sai? Ah, c'è squalo nero. Grande squalo! No, Ryzen 9, questo dura 2 anni e fa il colo di bottiglia, cioè raga, grande squalo. Allora, intanto tiriamo fuori il DC. Eccolo qua. Questo lo richiudiamo, che lo uso come... Raga, cioè, per chi l'ha chiesto, visto che X Diablo l'ha chiesto, il guanto non serve, era una gag, abbiamo fatto, diciamo, sì, oggi no. È sabato, siamo un po' sì, siamo un po' più fresh. Sì, sabato sono quei giorni, serve, negozio aperto, però... Ah, questo qua si è montato con la placchetta sua originale. La clientela del sabato è diversa da quella che c'è da lunedì a venerdì, È vero, questa non mi serve, quindi. Vabbè, questo si monta a mani basse, ecco, fatto, agganciato, non so che sistema, Safe. Ecco qua. Bene, stai, io la Silver 5 non riesco a fingeronarla, mi rimane attaccata al dito. No, Albertino! Devi spingere! Lì ci vuole la forza del bicipite che si trasmette con l'albero motore e ti va a finire proprio sul fingerone. È un discorso proprio di... No, non ci spaventa questa prospettiva, perché il lavoro nostro sarà come... Che ne so, visto tipo quelle, che ne so, confeziono le cose per i preti, quelle cose particolari. C'è un negozio solo a Roma che lo fa e quello lavora, perché c'è solo quello. E faremo Farò, sperando di rimanere l'ultimo. Mi devo fare l'impianto come Spider-Man o come Assassin's Creed, faccio così, fai ta, no, e dopo, scusa, dopo la lama celata io farò la pasta celata. No, però devi uscire, deve essere tu, finché fai così esce e poi devi stoppare. Esatto, tu fai perché se ti va in thread drip dopo non basta. C'hai ragione, mi finisce la bomboletta. Lo so. Io ho la stessa scheda madre e lo stesso processore. Ah, bene, allora andiamo a fingeronare fino alla pasta del drip. È quella del basta. Mica tanto, qui stanno nettaro le superfici, qua c'è. Stavamo basta. Allora, no, ragazzi, sull'overclock del 2006X c'è un nostro video, andatelo a vedere. È un processore che sostanzialmente non si overclocka, cioè per fargli prendere quei 100 MHz lo dovete ammazzare, quindi lascia perdere. No, lascia perdere. È già da una parte è una cosa buona, cioè alla fine ti danno un processore che è uguale al 2.6 ma è già overclockato di fabbrica, e ti dico che è overclockato pure bene, cioè su questo bisogna essere onesti, te lo danno già tirato. Non ti piace sta cosa? Non mi fai commenti su questo? Che vuoi commentare? Te lo hanno già spinto. Cioè, come se ti do il 96K, no, già overclockato. No, 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 no. Secondo no, me sempre non no. È che te lo danno già spinto. Secondo me che ti hanno detto è overclockabile. Overclockabile veramente? No, non è overclockabile veramente. Questi sono i due, quelli da MD che si sono parlati. Hanno presentato il processore, ma questo processore, il 2006X, è overclockabile. No, e quell'altro no. A fianco e fa, ma che overclockabile? No, veramente? No, il cazzo, no, no, non mi stai capendo. Ti faccio questo esempio. È come se tu dici Intel c'è l'i5 96K, no? E c'è, sì, il 96 normale. È come, sì, se il 96 è da 3,5 GB, il 96K me lo dai a 3,9. Sì. Tu dici perché è 3,9? Perché è K, però te lo do già, sì, a già quella frequenza. Esatto, sì, però senza che tu ce lo porti. Sì, però il 96K arriva pure a 5. Questo è il bello che ti dicono. Il 2006 parte da 3,4, esempio. E il 2006X parte da 3,6. Ah, da paura, overclockato. Posso overclockare oltre? No. Non è overclockabile, non lo fa. Fai, no, due versioni. Dopo c'è la gente. Chiama la 2006-2650. Un pezzetto di più. Attenzione che ti manca il cranio al fingerone. No, non ti preoccupare perché il mio è schermato. Il mio fingerone ormai è schermato. Ne ha viste di tutte e di più. Può superare qualsiasi avversità. Se ne tanti oggi, ragazzi. Che è successo? Il sabato non ho... Spam molesto. Stai, prendete anche ragazzi in stage, no? Al in momento, ostaggio, momento, sì, in stage, no? Al momento no, perché non abbiamo spazio per metterli. Esatto. Non sappiamo dove sti parli, siccome c'è lo spazio di case. Quando si libera lo spazio di un case, metteremo anche... Mi fratello. Chi vuole? Sono in live. Stai, ma attento, ok. Comunque il 2060 liscio è occabile. Sì, ma non c'ha tutto questo... Capito? Il cangurotto. Dove tutto sta il cangurotto? Questo? Okay.
Sì. Quello che era Fantozzi. Il cangurotto. Il cangurotto a motore. Allora, qui abbiamo il Vissi. Ah, questo qui lo dobbiamo pulire dalla pasta termica di lo default. Di grande Paolo Villaggio. Quando facciamo... No, io non ho niente. Calinguetta. Vabbè. Allora, pulito. Ma il King è King o è un altro King? Quasi siamo tutti King. Il fake King. Ma perché t'ha preso sta storia che devi spiattellarceli prima? Perché dopo? Perché t'ha preso così? Che così. Monti sto monoblocco? È come che stai a montare la moto, monti tutto e poi alla fine gli monti la sella, i pezzi intorno. Che è sta? No, te tu monti il motore fuori. Mamma mia, adesso. Sì, ma tu non monti solo il motore, tu ci monti pure i freni, tutto, il coso, tutto, il manubrio, il contachilometri. Se lavora a banco, se lavora a banco. Poi dopo alla fine. Aspetta, qui è un po' un problema con questo sistema a molletta. Sistema a molletta. Ma te fai schifo? Non vedo niente questo qui. Ma è sabba. Ma... Sono a culo. Se l'è messi lui da solo. Ma perché sono protettivi questi. Ma dagli a sferramenta. Dici di montare MD. No, mettiti questi, mettiti. No, raga, non è un alimentatore. Eccolo pessimo, qua. È un VP600 Antec. Base Delta, affidabilissimo. Ok? È un alimentatore, sì, fascia economica. Non c'ha i cavi retinati, c'ha solo 24 pin, ma è molto affidabile. Mettiamo anche le RAM. Sicuramente meglio del Rio Toro che spalmate sempre. Ah. Scusa, ciao. Ci stai, no, giusto, giusto. One and two. Aspetta, ma i RAM quando ne metti? Mi stai a calare, dice Alessio Fiorentini. C'ha ragione, no, è perché col fatto che ho alzato il leveraggio della scheda madre, mi serviva un po' di manovra, spazio manovra per agganciare. C'ha ragione lei, no, c'ha ragione. Avete mai beccato una pasta decente in un dissipatore? Ma dipende dal processore che monti, sì, però sono sempre meglio quelle Rio Mare, no, Rio Toro. Metti una scheda video fuori, e certo, questa la mettiamo così. Il problema è che dopo non riesco a abitare la scheda male. Stai, ma c'è tanta differenza tra la pasta preapplicata e la Silver 5? Beh, sì, sì. Poi all'atto pratico non è che lo vedi subito, perché alla fine quando si parla di 1-2 gradi non te ne rendi tanto conto. Però sì. Che minchia è Rio Toro, ti dicono? Non lo so, non lo so. Siamo pronti? Bene, questo teniamolo qua. Abbiamo fatta manutenzione? Sì, abbiamo fatta. Pure pagato. 11-2018. È stato fatto 11-2018. Prossima revisione 2021. Okay, posso, posso, questo si può usare. Lo posso far vedere. Sì, sì, lascio così. Ringraziamo Airfire. Airfire per la manutenzione dei sintori. Che comunque sia, quando sa che si tratta di MD, passa più spesso. Stefano, oggi che sei di buon umore, un bacetto allo Ianna per Italia. No, allo Ianna lo scrocio quando lo vedo. Ops, mi ha fregato l'unno. Ok, signor Fabio, è un primo a base di pesce, per lei va bene? Va super bene. Porca miseria. Mario Toro lo consiglia anche Falco e Sardi, resta comunque nei limiti ATX. Comunque l'ho scambiato per un minchia che cosa. Ma dai, l'estintore è l'apostrofo, però so che magari a scuola dicono l'estintore, però sarebbe bello una sì, parola, si può usare l'estintore. Fabio Flame, non ho fatto niente, io mi sto solo a mettere in sicurezza. Allora, vabbè, non raga, la sicurezza è la prima cosa. Vabbè, lo tolgo, però me lo tengo vicino. Sì, no, tienilo vicino, non si sa mai quando accendi qua una spruzzata alla fine e sta sempre attento. Se può mai sapere, se può mai sapere. Allora, che poi è sbagliato perché i negozi devi averlo vicino al quadro elettrico. In questo momento il mio quadro elettrico mi dà fiducia. È la MD che non ce lo dà. Bene, allora dai, bando le ciance. Ragazzi, stiamo a scherzare. Prima che qualcuno ci denuncia, stiamo scherzando. Mazza, quanti siamo oggi? Siamo 240 persone su. Ma sabato, ma pure su Twitch sono tanti. Ma che sta ma facendo? Che è successo? Su Twitch sei 83. Bravi ragazzi, bravissimi ragazzi. Ci arriviamo a 100 su Twitch, ma una parte di quelli di YouTube gli va di aprire Twitch come doppia insieme scheda, in contemporanea, doppia scheda. Chrome, sì. Attenzione, Kronos! Bam, 5 abbonamenti regalati. Grazie, Kronos. Mazza, ma che stai a fare? Tu dimmi un po'. Kronos parla poco. Kronos, fai fatti. Io non non te la faccio l'emoticon pure a te, io lo so che tu stai a ruota appresso alla loggia. E che Kronos che gli fai? E che ne so, mi devi Kronos gli faccio un orologio. Però caccia i soldi, guarda pure lui ormai si sono imparati, perché lo dice sempre la loggia del cinghiale. Pensa se si trovano insieme. Leggete sulla chat di YouTube, dalla layout, se vedete il riquadrino di Twitch vedete che Kronos ha donato 5 abbonamenti Prime di livello 1 su Twitch, quindi comunque ha regalato 5 abbonamenti a 5 persone che ci seguono. Grande, però secondo Kronos poi non parla, guarda, l'ha fatto, no, è sparito. Arriva, boom! Boom!
Comunque sta a 21 abbonamenti regalati. La loggia mi pare che stava sia a testa intorno ai 40, quindi sta a metà. Potremmo pensare di fargli forse una nuova emotica quando raggiungeremo il nuovo obiettivo, il nuovo traguardo. Non lo so, te lo devi meritare, Kronos. Poi mi dici pure come ti chiami, come tantito. Guarda, no, nulla, Dante è Dante. Guardalo, grande, onesto, però potremmo anche... La loggia sta a 51, porca miseria, 51, quanti ne sono persi una cifra? Io mi ricordavo intorno ai 40, mi sono perso due imbrasate. Due comici, attenzione, che è due comici qua? Grande, grazie Gerardo. Allora, ciao, se le case produttrici dei dissipatori dichiarassero che pasta hanno applicato, la gente non lo pulirebbe, secondo me. Secondo me per abbassare i costi ti possono dire pure che ci hanno messo l'MX4 o l'NH1 della Noct. Poi con la Noct ha fatto una nuova pasta, la vorrei prendere per testarla perché dicono che è veramente buona. Tanto ti ringrazio ancora Kronos per le tue donazioni, che so che già l'hai fatta all'inizio mese e l'hai rifatta. Metal Master, attenzione, per tre mesi, basta solo tre mesi. L'hai fatto più oltre Metal Master. Te manca un mese all'attivo, come mai? Su Twitch ci sono le pubblicità, perciò non vengo qui, almeno che non... Su Twitch ci sono le pubblicità, perciò non vengo qui a meno che non sono sub. No, è giusto, ma anche su YouTube c'è la pubblicità che ti partono. Ah, ma Massimiliano, io sono Kronos. Mi sembra Matrix, le sei sdoppiato, stai da una parte e dall'altra, sta succedendo qualcosa. Ma poi, mi spiegate una cosa? Perché vi chiamate su YouTube in un modo e su Twitch in un altro? Ma che gusto ci provate a fare sta cosa? Che gusto ve dà? Non lo so. Grande Oliva, pure lui c'è, che l'altra volta ha donato. Che c'è più compro per workstation sotto i 6,50? Attenzione, tesoro mio, cuore mio, abbonamento, baci, domanda. Allora, cambio il nome, sta senza pensieri, Fabio. E ci fate diventare matti, già siete tanti. Vedi che c'è la mia dolce consorte che mi mette il Prime, Twitch Prime. Sì. Dream? Sì, io metto il Prime. Bravo, hai insegnato subito come funziona. Come bravi, mi devi dare i soldi. Bravo, esatto, te paga. Pure la mia sai che devo fare, tu non male sei autonomo, ma lei invece sai che devo fare, devo prendere Twitch, loggo l'account. Davide, quando io lo faccio ormai sai che mi dice, ah, questo tanto lo so che è Fabio, arriva, non usa Twitch, infatti. Io non è in grado. No, lei invece l'ho servita subito bene. Il fatto, c'hai Amazon Prime? Vai una volta al mese e me lo metti. Grazie, esatto. Tesoro mio. Lei una sera mi fa, ma tesoro, mi sono messo che fa. Se pagano, allora va bene. Basta che non si tocca i soldi. Allora, signor Fabio, mi studio il menu e la giro sulla vostra mail. Addirittura il menu. Ma quello ci viene. Allora, mi passi lo chassis del chassis che useremo un DF500. Se non ricordo male, che è lo stesso che abbiamo usato ieri. L'abbiamo rismontato. Questo non ne abbiamo assemblato uno per tre mesi, adesso due di fila. Allora, vi siete persi la donazione di Antonio. Cazzarola, Antonio, fai un po' vedere su Resident Evil. Andiamo a vedere. Allora, intanto faccio una cosa, visto che sto seduto e sto comodo oggi. Allora, donazione di Antonio, ma mi sa che l'ha fatta di qua. Sta buono. L'ha fatta di qua. Ti sei fidanzato, stai? Sì. Per tre mesi. No, non è di qua, è di là. La donazione di Antonio è su YouTube. No, ma non è Super Chat. Ah, non è Super Chat. Perché? Ma chi è Antonio chi? Aspetta. Ma perché non l'hai fatto questo? Guarda, le uniche che non vedo sono quelle fatte da YouTube e Streamlabs. Sono quelle che ti dicevo, no? Che non sì. Che si utilizzano solo là. Esatto. Io in realtà le posso vedere. Devo fare così, login, e devo entrare con YouTube invece che con Twitch. Che te sei No, niente. Le viti. MD per un attimino mi ha fatto sbarbolare. Vediamo. Allora, ci abbiamo Streamlabs. Ok, una donazione. Sì, è vero, mi sono perso una donazione. Vediamo la donazione di Antonio. Grazie Antonio, quando installate il virus su sto computer. Comunque siete dei comici, cavolo. Siete proprio dei fenomeni. Voi state proprio bene con noi, perché è un mood che si sposa bene. Cioè, noi vediamo spago, ma voi ce ne date altrettanto. Quindi, capito? Tanto poi le critiche riceviamo solo noi. Sì, i commenti dei video ci dicono: ma che c'avete contro MD? Ma che va fatto questo MD? Naggia, tanto perché fai disinformazione. Mo lo vedi, mo che arriva l'estate e cominci. Casa andata a fuoco, si è appicciato un incendio. Dai, mo non basta. Quello perché c'ha il PC acceso. Hai capito? Allora,
Allora, 100 su Twitch è dove, ma lo vogliamo ce la facciamo oggi che siamo in tanti, ce la potremmo fare. Lo sfondiamo il record di Twitch in live. Qual è il record di Twitch in live? 100 quant'è? 133? 123 era. 133 io mi ricordo. Io mi ricordo 123, 4, 25. Vabbè, raga, più o meno allora, ci siamo vicini, sentite bene, aprite le orecchie, spostami sto coso. Spostami, io sto montando. Allora, dobbiamo battere un record, è una cosa seria. Ci Jaster, serve, grazie che sei abbonato. Ci serve il vostro aiuto. Chi sta seguendo su YouTube, siete 222 in questo momento. Sono pochi, come mai? Da 240, tu sono a finire, altri 40. Chiediamo il favore, non vi costa niente, aprite un'altra scheda del vostro browser, dando per scontato che state usando Chrome, ma questo è un dettaglio. twitch.tv/easyfix, lo aprite e mutate il video. In questo modo ci supportate perché sfondiamo il nostro record. Siccome che oggi siete in tanti, ci farebbe piacere farlo, non vi costa nulla, quindi vi prego a prego tutti di farlo, non vi costa niente. Aprite la scheda twitch.tv/easyfix, premete invio e mutate il video. Grazie Metal Master, che lui è il nostro donatore di caffettino, perché lo fa sempre. Già preso quello di oggi pomeriggio, sarà offerto da te. Grazie Alessio, sì, twitch.tv/easyfix, non vi costa nulla, così noi per insomma tempo che superiamo Jay Hardcore, caffè pagato, grazie, sono troppi caffè. Raga, già mi sono preso un qualità oro, già sto già è arrivato un pochettino, già troppo attivo. Sono qua su iPhone, non posso. Vabbè, chi non è da mobile, esatto, però esatto, è vero che non puoi. Puoi aprire l'app di Twitch e lo fai uguale. Eh no, perché doppia scheda da iPhone, non, cioè non puoi seguire due contemporaneamente. Tanto grazie per i follow, grazie Spike Master. Grazie mille. Già fatto. Link di Twitch anche in descrizione, sì, è vero. Vabbè, è un piccolo favore che chiediamo a chi ci segue, chi può aiutarci, alla fine non costa nulla, come sempre diciamo. Chi ha, che tanti questa cosa non la sanno, chi ha Amazon Prime ha anche Twitch Prime, quindi può regalare un sub a un canale a sua scelta. Quindi andate su Google, cercate Twitch Prime, associate l'account, non vi costa nulla, e date il sub al canale che preferite. Se decidete di darlo a noi, ovviamente questo ci fa molto piacere perché ci aiuta a crescere, e a voi non costa niente, costa zero, non ci sono abbonamenti, non c'è niente. Anzi, voi dovete vederla che state togliendo dei soldi ad Amazon che potete usare, ma non li usate perché il sub non lo date a nessuno. Ovviamente quello che Amazon ci toglie ce lo riprendiamo. Esatto, bastardi. Allora, detto ciò, vediamo come siamo messi qua. Ecco qua. Attenzione, intanto arrivano. Cosa è arrivato qua? Follow. Follow. Allora, dai, vado ad accendere il PC. Bravo. Ho ridonato su Streamlabs. Non l'avete letto, cattivi. Perché su Streamlabs. Non ci arriva la notifica. Ma perché non usi la super chat, Antonio? Usa la super chat, così il messaggio compare e lo vediamo subito. Tanto Renato, ciao Renato, inoltre con Twitch Prime possono avere anche dei giochi in regalo, altre cose. Grazie Fulgor che ti servono a Twitch Prime, adesso puoi utilizzare le nostre emoticon, quindi provale subito. Fingerone, faccia le Fabio, faccia le Davide, tante. Ingegneria informatica, cosa ti insegna? Non lo so. Grazie a Vincurt che servono a Twitch Prime, provate subito a spammare. Che differenza tra Mozilla e Chrome è meglio. Poi Chrome non è mai scritto Cipollino. Ciao Cipollino. Basta, scusa, alle game so più volte scritto sta domanda e non l'ho letta. Basta un 650 per un 96K, un 2060 Gaming Z, un hard disk e un distributore 240, o serve il 750? No, va benissimo un 650. Un 650 ce la diventi anche una 1080. Quindi comunque vai tranquillo che ce la fai benissimo. Io avevo un 650 della Seasonic fino a poco tempo fa con un 6700K overclockato, 4 hard disk, 32 GB di RAM, che altro ci stava dentro? La 1080, il dissipatore a liquido, e stavo con 650, stavo da paura. Grazie Batti che ti servono al Twitch Prime. Ragazzi, avrei un PC con Pentium 4 a casa, bello Dark Warrior, quello è un pezzo storico. Attenzione, intanto siamo 130 su Twitch, però non abbandonate YouTube, rimanete insieme in contemporanea. Grande Costantin Arzescu, sbraga tutto, orca miseria, orca maccoia, 142 ragazzi, big record, the new world. Adesso arriva Frigazzi, c'è presente quello lì de Guinness World Record, e the Guinness World, adesso entra con sto occhiali col quadro, ma quanti cazzo ci sono questi quadri, Guinness World Record. Dai, siete bravi, lo so, ma Amazon non si tocca, ma Amazon perché noi andiamo contro il sistema, perché è un sistema grosso con sede in Lussemburgo, fanno i loro impicci, fanno i soldi con la pala, e comunque ti danno modo di donare
questi 2 euro mensili gratis dal momento che tu hai l'Amazon Prime tramite il Twitch Prime, che è sempre di loro proprietà, pensa ai soldi che fanno. Se non lo usi, loro si tengono in canna. Se tu lo usi, per te è gratis. Però loro devono cacciare 2 euro per aiutare, è come una donazione, no? Vi stavo seguendo mentre gioco e mi sono ritrovato l'abbonamento regalato grazie a Cronos. Cronos ne ha regalati 5, babam. Il 99K, Horizon Thread Reaper 920X, io direi 99K. Ho 3 schede aperte su Chrome e YouTube, grande Benny. Opera è meglio di Chrome? No, ragazzi, Chrome penso che ultimamente è diventato il browser definitivo, perché ormai tutti utilizzano la mail di Google, hanno a disposizione il Drive, i cellulari ormai hanno l'integrazione con il Drive e quindi comunque l'autoabbinamento con la mail di Gmail, quindi hanno facilitato e unificato tutto. Basti pensare che comunque la comodità, poi sicuramente l'hanno fatto anche gli altri browser, però la comodità che se io ho delle schede messe nella barra dei preferiti e basta che mi loggo su un Chrome, lui mi riabilita tutto. Cioè, quando formatto una volta, quando usavo Firefox, dovevo salvarmi i preferiti, poi rimportare la cartella, a volte te li scordavi, perdevi tutti i preferiti. Adesso con Chrome io quando formatto e dopo riloggo Stefano bla bla bla, te li mette tutti i siti perfetti. Poi ha la memorizzazione delle password, è comodissima quando devo andare sui vari siti, sai, delle poste della banca, ti dice puoi salvare la nuova password? Sì. Twitch lagga, come mai Twitch lagga? Twitch non può laggare in questo momento, forse l'abbiamo fatto crashare perché siamo troppi. Comunque, nel frattempo, allora, cosa ne pensate degli elementori high tech? Falco 75 dice che sono pessimi, vorrei sapere la vostra opinione. Dipende su quale build lo monti. Se monti una build di fascia media, medio bassa, ce ne stanno tanti di alimentatori che non andrebbero utilizzati. Se proprio devo andare a vedere, allora ti dico, perché te mangi la pasta dei 3 mulini dell'Eurospin che dicono che è la peggiore, cioè la peggiore, una delle tra le peggiori paste che te lo mangiare? Perché te bevi l'acqua Santa Croce che è piena comunque sia del veleno lì che ci sta dentro? Sacco di cose ci stanno, se vai a vedere. Se io faccio una configurazione da 300, 400, 500 euro con un dissipatore, con un alimentatore high tech all'interno, è una configurazione non spinta, perché non ce lo mette? Ci stanno, noi abbiamo fatto PC da ufficio che costano 250 euro, che lavorano tranquillamente da 4, 5, 6, 7 anni e dentro c'è un alimentatore high tech. Non è perché si è rotto. Firefox ora è il sync che è molto utile, immaginavo che l'hanno integrato, ma Chrome io mi trovo benissimo perché comunque ha un'interfaccia molto pulita, molto clean, di default usa naturalmente Google per la ricerca, non come per dire quell'altro che usa Bing, ma che è Bing? Fate una prova, aprite Edge, scrivete una cosa, fate la ricerca su Bing, fate la stessa cosa con Google Chrome o comunque partendo da un motore di ricerca Google, vedete che Google trova molte più cose. Gli audio non funzionano con le live del negozio, è vero, e Internet Explorer è il migliore. Per una workstation ti consiglierei un 99K, sì, Christian, quindi sì. Opera si basa su Chromium, come Vivaldi e il prossimo Edge, lo stesso motore di Chrome, anche Opera e Vivaldi hanno la funzione di sincronizzazione dei password dei preferiti. Sì, però non mi piace, non so perché, cioè perché devo andare a fare una cosa più di nicchia quando utilizzo il motore di ricerca principale, perché comunque è Chrome, è Google il motore di ricerca principale, quindi Chrome è di Google, quindi utilizzo quello che è il più facile. Edge non è Internet Explorer, sì, infatti. Ancora il 7920 comprato al tuo negozio, il 2008 funziona paura, grande! Il 920 ce l'avevo anche io, un ottimo processore è stato, veramente. Dove mi ha messo Fabio le viti? Eccole qua. Intanto io faccio una cosina carina, vado avanti qua, mi monto intanto il dissipatore, intanto lo possiamo... Ah no, intanto metto le viti alla schermare, che questa è una cosa... saggia e giusta, che sennò così non leggo. Allora intanto leggiamo di là, si stanno a picchiare, no stanno facendo comunque un preventivo, stanno lavorando, insomma. Comunque pure io uso Chrome come browser principale, sì quello è vero, mi viene facile perché devo andare a cercare. Bing ha un'indicizzazione diversa, esatto, Chronos mi fa cagare come indicizzazione, cioè non trovo quello che mi serve. Chrome lo uso per aprire PDF. Allora, gli iTech e Vultec sono pessimi in qualsiasi config, meglio prendere un FSP da 300-400 watt, perché comunque dentro di scalo si rischiano di bruciare qualcosa, non è meglio non rischiare. Sì, però questo qui è una cosa sempre sulla teoria, perché alla fine poi all'atto pratico noi abbiamo montati tanti, perché compriamo magari dei case di fascia molto bassa, 30-35 euro, che includono già un alimentatore,
e ci abbiamo fatto delle configurazioni di fascia molto bassa e vi posso dire che comunque sono, cioè, stanno ancora in piedi, ma sono anni, magari i PC di 7-8 anni fa che te li riportano con 7.75 ancora all'interno, dico, questo me l'hai fatto tu, vedo che si ammazza quanto è vecchio, dentro c'è magari un high-tech. Non è detto, allora a questo punto è come dico, perché comprate i stop per fissare una mensola al muro da cinese? O sapete che sono più scravo di quel plastica, no? Però alla fine, devo montare una cosa, se devo montare un mobile, una cucina, un pensa alla cucina, compro lo stop da Brico Bravo. Se invece devo montare una mensolina perché devo reggere in vasetto, cioè mettere le casse del computer, va bene quello del cinese. Io questo ragionamento faccio. Allora. Se vi faccio assemblare un PC, mi fate un custom loop a buon prezzo, 250 si riesce? No, non si riesce perché solo i pezzi, con i pezzi sfori quella cifra. Allora, concordo Stefano, se era su Chrome, ok, io nel cassetto ho un Q8002, bello, il Q8002, io ho avuto il Q8005, prima di passare al Q9005, quel Q9005 era, no, non era il Q8002, io avevo le 8.5, poi ho passato al Q9005, sì, è sempre aggiornato e con Chromecast trasmette tutti i cavi a top. Beh sì, è quello là, è Chromecast pure, vedi questa cosa. Non mettete high-tech con Vultec, perché Vultec fa solo schifo e sai che fa anche ottimi prodotti. Ottimi, cioè, nel senso è una fascia, ragazzi, una fascia bassa di prodotti. Medio-bassa. Su alcuni prodotti li fanno un po' meglio, poi fanno proprio quelli entry-level, ma non devo, cioè, il mercato non è fatto solo da bulgari. Cioè, alla fine... E come lo sai quando comprate le scarpe, no? Tipo le Onitsuka Tiger. Ah, che scarpe che trovi da Vittarusso a 50 euro. Trovi pure delle Nike a 50 euro. Perché l'ultima delle Nike costano 180? Cioè, non ho fatto caso che sono sempre Nike, ma quando le indossate ai piedi sono ben diverse. Allora ti dico, me ne metto perché devo andare a fare un'escursione, devo andare a correre, mi compro le scarpe buone. Chi se compra le scarpe da 30 euro, quelle lì che dicono tanto va bene uguale, te le comette per uscire a cena e fate una mini passeggiata. Quante scarpe sono scomode? Sempre quello il discorso. Se ce lo fa un PC, una workstation, devo essere sicuro al 100%, non m'accanna mai, monto un alimentatore e lo pago pure 200 euro. Se devo montare un PC da ufficio, l'altro giorno ho portato via, quando sono passato mercoledì, stavano in diretta su Instagram, io mi sono portato via un PC da, ragazzi, 250 euro. Era un PC da 250. Scheda madre. Processore Celeron, base, proprio base, 4 GB di RAM, SSD, case con alimentatore già integrato, così piccolo, micro ATX, 35 euro di case, con l'alimentatore da 500 watt, quello è un PC, che ce devi fa? Devo spendere il meno possibile, ce devo fare solo le fatture elettroniche, con il nuovo anno, cioè la fattura elettronica. Io l'ho portato, dice, ah bello piccolino, come riso, non l'ha manco visto questo, bello come riso, piccolissimo, quei PC là vanno da paura, se tu già ci metti un alimentatore da 30 euro e ci rimetti in case che vuoto, meno che lo paghi, sono 28-29 euro, già da 35 siamo saliti a 60 e il PC un po' costa 2,50, minimo va a costare 2,80, 2,90, 300, va da sé che a volte bisogna scegliere una cosa un po' più economica. Comunque, certo, fascia bassa ok, ma tastiere e UPS non sono certamente brutti, invece con 300 350 si riesce un custom loop 1. È una cosa lunga, Cristian, domande troppo complesse, non ho il tempo per risponderti, capito? Ma poi i tubi radiatori li fissi in alto, vero? Dici così? Ma a me piacciono così, qui c'è la scheda video, questi fanno sta curva, se spalmano qua non coprono una scheda grafica, non mi dispiace. Comunque, allora, continuiamo intanto che leggo un po' le domande, un po' vado avanti, su questa storia. Allora, secondo te l'RX 580 è una buona scheda video? Secondo me allora, è una buona scheda video se la paragoniamo a una 1060, no? Scalda e consuma un po' tantino, è una percentuale di rottura leggermente alta, quindi comunque se posso scegliere non monterei un RX 580 nel mio PC. Allora, cosa pensate della PS4? Che è una console naturalmente, quindi comunque come console, se sei un giocatore da console, quindi da divano, joystick accendo, gioco a quei 2-3 giochetti che escono e basta, come la maggior parte dei padri di famiglia, persone che comunque sia non hanno tutto questo accanimento, che seguono così tanto i giochi, specialmente quelli online competitivi, e quindi
va bene, però detesto chi invece mi spamma che mi dice la console è meglio del PC. Preferisco chi mi dice vado la console perché il mio stile di gioco e di vita si sposa meglio con la console, mi viene più facile. In quel caso io dico ok, va bene, ci posso stare. Allora, cosa ne pensate di quello che ho letto? È messo bene questa build? Che non lo so. Allora, i tubi sono più belli se sono rivolti verso il basso, intendo con i raccordi che vanno sul waterblock. Non ho capito. Non ho capito. I tubi sono più belli. Questa la devo vedere. Che vuol dire i tubi sono più belli se vanno verso il basso? Voi dovete vederlo. Sai, da un'immagine tra virgolette frontale del case. Aspetta, sto mettendo le prese USB 3 che sono, il cavo è sempre molto rigido, è sempre molto scomodo da mettere. Allora, l'immagine frontale, ragazzi, è questa del PC, no? Voi lo vedete, diciamo, paro. Questo lo potete pure abbassare per lasciare libero questo. A me piace più qua, che poi questo qui lo devo pure tirare un po' più su in realtà, perché se no mi dà fastidio. Ah no, la scheda non mi dà fastidio in questo caso perché parte dal secondo buco. Allora, che scheda consigli sui 180 euro più o meno? Ah, ti ha risposto Zego. Poi se faccio 3 FPS accomodati. Stefano, tra tutti i PC che hai montato nuovi, ti è mai capitato che non si accendeva per componenti difettosi? Ultimamente no, Iron Dani, ultimamente molto poco, perché i componenti nuovi sono più testati rispetto a come era una volta, che veramente c'era il rischio di accendere in un partito. Infatti questo va da sé che noi spesso montiamo, chiudiamo il case senza neanche accenderlo e poi lo accendiamo dopo perché siamo sicuri che parte. Ti posso dire che però la percezione è quella che comunque quando monto no, vabbè, di fatto no, ultimamente non mi è successo, cioè veramente ultimamente molto di rado succede una cosa del genere, quindi per fortuna devo dire che siamo andati avanti, cavolo. Però può sempre capitare comunque che becchi con la RAM difettosa, il componente difettoso, ci può capitare. Allora, intanto scollego un po' di cavi qua, mi devo far passare il 24 pin. 24 pin lo facciamo passare da qua, questo buco qua. Ma ci aggiungi anche l'evento in uscita messe sopra? Volendo sì, ma in questo preventivo no, perché ci sono tre in missione. Poi sì, volendo, se il cliente vuole ci può fare la richiesta per aggiungere delle ventole ulteriori in estrazione. Aspetta, se riesco ad attaccare il 24 pin, che non è mai una cosa facile, specialmente quando stai seduto e il 24 pin sta dalla parte opposta, eccolo qua. Ecco, intendevo come ho abbassato ora, ok. Con un i7-4790K se monto la 2080 ce la fa a gestirla. Secondo me Big Show ti fa un po' da collo di bottiglia questa cosa. Senti che cacciara che stanno a fare davanti. Allora, adesso un 8007 e una 2070. Secondo te per i prossimi 2-3 anni sarò ok o avrò bisogno di upgrade? Sei ok se giochi, dipende su che monitor giochi, a che dettagli pretendi tu di giocare. Cuscino lo devo usare, è vero, però sto seduto, oggi è sabato, sto seduto, quindi se metto il cuscino dopo non riesco a lavorarci da dietro, quindi mi sto passando i cavi man mano e quindi non lo sto usando. Tanto non penso che si sta vedendo male, credo. Io lo piego, faccio passare il cavo così, lo leggo col mento, penso tanto sono bravo. E lo colleghiamo bene. E una ventola l'abbiamo messa. Allora, per ora i componenti che devo scegliere sono la scheda madre e la scheda video. Quale mi consiglia di scheramare da 100 euro? 100 euro è un po' bassino come budget, in realtà, per una scheda madre. Che il minimo che prendi è magari una Gaming Plus da 140-150 euro. Ste, volevo chiederti una cosa. Io in Black Ops 4 ho problemi di micro lag. Ogni tanto si blocca il video per tipo mezzo secondo, ma solo nella prima partita. Poi si risolvono. Secondo te è il gioco o il computer? Non ti so dire, ma te lo fa solo su quel gioco. Se te lo fa solo su quel gioco, potrebbe essere quel gioco, magari dove è installato. Infatti strilla Barciano, c'hai ragione. Potrebbe, grazie Vixent che si è abbonato a Twitch Prime, grazie mille. Stefano, è buono un VP500 con un 77K 1050? Sì, per una 1057K, sì, perché no. Poi se vuoi stare più tranquillo prendi un po' di più per stare tranquillo per
per il futuro, insomma, per un eventuale upgrade. Poi stavo leggendo, dicevo a One Guy Orchestra che potrebbe essere anche la dove è installato il gioco. Magari alla prima partita c'ha dei problemi di caricamento, non so, di buffering, che se così te lo spiego in maniera molto semplice, e potrebbe essere, se trova solo con quel gioco, però o è il gioco, tu però l'hai installato magari sull'SSD se già non l'hai fatto. Se hai visto il case CMSL600M? Se sì, come ti sembra? No, ancora non l'ho visto, Silchetto. Ci farò caso. E il gioco lo fa anche Modern Warfare Remastered, e ce l'ho su SSD. Ti risponde One Guy, ti risponde Mine da YouTube, ti dice lo fa anche su Modern Warfare. Quindi è il gioco, dice ce l'ha su SSD. Ma un gioco è meglio su SSD che sul meccanico? No, in realtà una volta che carica, non, no, è solo la velocità di avvio del gioco, ma a meno che non gioco in single player che velocizzi i caricamenti, magari, che ne so, da una stanza all'altra, da un mondo all'altro, ma i giochi online, una volta che tu è partito, non è che ha un vero beneficio tenerlo sull'SSD, se non che carica prima, magari su PUBG, Player Unknown Battleground, quando ti lanci dall'aereo, se hai il gioco sull'SSD ti carica un po' prima le texture. Ma dopodiché basta, il gioco una volta che è avviato, stai nel server, quindi... no, mi sono perso il fingronoso AMD. È vero, Claudio, te lo sei perso. Che ne pensi dell'AMD A10, la scheda integrata che ha? Non ho, dovrei vedere dei bench per poterti dire. Ma questo PC non ha un altro... Ha solo un SSD da 2,40. Non c'ha un disco meccanico. Vabbè, non mi ricordavo questa cosa. Mi serve il cavo video. Lo mandiamo qua. Intanto questo lo mettiamo di qua. Poi mi serve. Perché non aprite un canale Telegram dove in live vi inviamo i nostri PC, le caratteristiche? Si potranno solo mandare foto e caratteristiche del proprio PC, non discussioni. Il problema, Cristian, è che se tu mi cominci a mandare su Telegram delle foto prese da Amazon, noi non rispondiamo, perché non facciamo assistenza o un centro comunque sia di consiglio per quanto riguarda altri siti. Amazon gli manca questo, non vedo perché devo fare un servizio per la comunità che ti dico sì, ti va bene questa configurazione, compratela. Quello lo fanno chi non c'ha niente. Noi abbiamo un negozio, quindi per chi vuole acquistare da noi siamo ben contenti di darvi una bella mano, consigli, starvi dietro e tutto quanto. Se dobbiamo farlo solo come servizio, Amazon a noi non ci paga per fare questo tipo di servizio, e quindi non vogliamo farlo, per quello non lo facciamo. Allora, come serve il cuscino? Vorrei usare il cuscino. Eccolo qua. Oh, sbracket. Allora qua voglio andare a mettere la scheda grafica. Allora, alimentatore con il Master V3 sul vostro sito con MSI H310 8 e 4 vanno bene come associazione? Sì, perché no? È un PC molto basico, anche se ha un i5. Sì, sta sul server, ma il client ce l'ha sul PC. Un meccanico a 7200 giri fa ridere in confronto all'SSD. Sì, è vero, ma solo in fase poi di caricamento, perché dopo tu nell'atto pratico non è che fai più FPS se il gioco sta su un disco meccanico, un SSD. Allora, qualcuno che sa usare bene Streamlabs sa darmi una mano? Usarlo bene... Davide lo sa usare bene. Su Twitch gli puoi chiedere dei consigli quando lo becchi live. E ti consiglio di seguire, insomma, Twitch, insomma. Mi mandano una mail il preventivo, aspetto la vostra risposta. Va bene, Rap Boys. Attenzione, ragazzo rap. Va benissimo. Come leggeremo le mail, ti rispondiamo. Dacci solo un po' di tempo. Vi state rendendo conto di quanto il PC sta diventando un elemento estetico? Sì, ci rendiamo conto, ce ne siamo resi conto già da un bel po', perché comunque il case è diventato un elemento di design, tutto ciò che è luci, lucetta, eccetera, eccetera. Poi c'è chi ne abusa, come per dire Fast and Furious. Boia, Vin Diesel, e luci dappertutto, apre la macchina, astronave, la cazzata. Se lo fate invece con discrezione si riescono ad avere dei risultati molto belli, molto carini. Leggi un pelo più sopra, aspetta. Ragazzi, sto impazzendo, prima con una 970 streamavo ovviamente con perdite FPS, ma si riusciva. Ora con una AMD 2007, una 2070 gaming, mi va la live a scatti, sia che metto la CPU come GPU come codifica. Non lo so, hai formattato? Perché dopo che hai fatto questo cambio componenti, non lo so da cosa dipende. Sicuramente non è un problema legato, è un problema di settaggi comunque. Ehm,
Ma il modulo 27 2K 144 Hz MSI bla 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 sul vostro sito posso ordinare, il prezzo è quello, è disponibile oppure ti dici ordinabile? Se è ordinabile dovremmo un attimino controllare se a riordino il prezzo rimane quello. Comunque Stai, non so, ti ricordi quel problema che parlavamo del mio PC con lag su Discord? Alla fine ho sbragato e ho risolto. Come diciamo ieri, quando sbragli risolvi sempre. Ecco, ma finito di studiare, mazza, già fatto. E che noi tempo che stavo a montare il PC già è finito. Allora, il case non è un lampadario. No, esatto, deve essere fatto con discrezione. Si usa la lucetta sia al punto giusto, perché sennò pure dentro casa a sto punto metti RGB ovunque e ti diventa una discoteca, non stai più dentro casa. Deve essere fatto con discrezione, però se ti metto la lucetta, che ne so, da tavolo, quella piccolina carina che fa un effettino luce, siamo comunque bene. Se vuoi leggere il mio commento su 77K che ho fatto poco più sopra, me lo copia e incolli Alessio, perché la chat è andata oltre e ho le mani un attimino impegnate, quindi se lo rileggo ti rispondo. Comunque la Ventus esteticamente non mi fa impazzire. Beh, la Ventus esteticamente l'hanno un po', cioè è carina, ma non ci hanno speso sopra LED o un discorso estetico infinito, anche perché comunque da qualche parte quando la devi far pagare un po' meno, da qualche parte devi andare a risparmiare, no? Quindi ci sta che costi un po' meno. La spesa di spedizione del vostro sito per una CPU a quanto ammonta? No, dovrebbe essere 9 euro Mars. Ciao belli, un saluto all'isola della Reunion. Qual è l'isola della Reunion? Allora, ma in effetti la differenza tra 2060 e una 1660 è solo l'assenza del ray tracing DLSS in quest'ultima? Cambia sì poco, ma la potenza della 2060 è leggermente superiore, leggermente. Quindi sì, il gioco veniva benissimo, è solo la live che va male. Ok, però è un problema di settaggi. Io avevo questo settaggio e ti dico che dopo il format a casa mi scattava tutto e il problema era il driver della scheda grafica che mi mandava malissimo. Se tu fai una prova, prova a registrarti in locale mentre giochi, riguarda della tua registrazione, se vedi che va a scatti il problema è un driver video. Io ho dovuto riformattare e mettere una versione più vecchia di Windows o un driver più vecchio di Windows. Allora, ci avete provato per caso il Talos Belzer come distributore CPU? L'abbiamo provato una volta, l'abbiamo montato per un discorso fiera e non va male comunque sia. Me l'ha rincollata la domanda Alessio? Ah, eccola, ragazzi, avete il negozio usato, comunque se mi sapete consigliare dove prendere un 77K senza spendere un rene, perché mi dispiacerebbe mandare in pensione la mia 0270H. Quello a noi ci capita, però è difficile Alessio, non ti so dire dove lo puoi trovare. A noi ci può capitare, ma devi controllare la sezione usato perché non abbiamo previsione. Attenzione, c'è il telefono, rispondiamo dopo, è la moglie di Fabio, cazzo sua. Ma nessuno mette i cavi sleeve, lo sai che il problema è che è il costo, perché quando metti i cavi sleeve sono quei 20-30 euro in più e per tanta gente sono superflui, perché effettivamente sono superflui. Un discorso estetico, quando gli spende 20-30 euro per un lato estetico, parecchia gente ne fa meno. Li posso anche comprendere, insomma, perché non tutti gli interessa di guardare fisso all'interno del PC. Io la gaming set è molto più sborone. Beh, sì, naturalmente sì. Allora, quel case ha un airflow frontale pessimo. Beh, ha tre ventole che spingono dentro, è vero. Non ha delle grandi prese di aria, se non queste fessure laterali, perché questa qui è aperto, quindi ci passa il mio dito, quindi riesce a pescare da qui. E da sotto, naturalmente, tanti case che davanti prediligono mettere le ventole per un discorso estetico perdono un po' in airflow. Notevole come tu possa lavorare, leggere e rispondere a tutti, perché ho multitasking, ho fatto l'upgrade a un 99K dissipato al liquido custom e riesco a fare un po' tutto insieme, anche se ogni tanto mi rallento per rispondere a voi e poi continuare dopo. Allora, un'altra cosa che devo fare è collegare queste ventole all'RGB che questa scheda madre ci propone qui sotto, ma anche qui sopra. Allora, intanto dissipato a Bianco dei Castelli, bravissimo Zendal, Bianco dei Castelli. È un'isola francese vicino alle Mauritius. Ah, grande master. Ah, te la passi bene. Bravo. La 2060 è ottima. Io le tre ventole le metterei sopra. Sì, però sopra poi stanno in estrazione, quindi mi servono anche in immissione. Allora,
Io direi, mettiamoci un attimino così. Mi prendo qua e eccolo, sì, vieni qua, stavano aspettando a te, mai fatto spaventare, qui stava a Montana MD. Buonasera. Ci sono dei ragazzi che ti stavano aspettando. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, tutto a posto? Ti sento triste, che è successo? Sei moscio? No. Come mai non sei così bello, attivo, esplosivo? No, c'è qualche problema? Raccontare? Ciao ragazzi. Raccontate i problemi in live. Sì, abbiamo tanti problemi. Ma visto quante persone abbiamo fatto? Che abbiamo su Twitch? Abbiamo fatto record, 142 persone. Mamma mia, capito? Niente, guarda, c'è Diola, ti spammano. Vai col bacetto allo Stefano. Ma non lo vedo in forma. Sto ragazzo ultimamente c'ha qualcosa che non va. Sì. Senti, è un po' moscio. Sei un po' spe. Vabbè, comunque sia. Senti, allora. Sto montando un PC con AMD mentre rispondo a diverse domande. Leggimi un po' di domande perché io qua no, non finisco più. Vai. Vai. Allora. Vai. Leggiamo. Allora, dove sei arrivato? Che ne so, tu leggi a ca, leggi, rispondi, leggi. Allora, non avete mai fatto una live basata su modding? Solo su modding? No, solo su modding no. Perfetto. Allora, ma se faccio overclock su un 96K fino a 5 GHz, poi la frequenza sarà sempre sui 5 GHz, non varia in base all'uso? Sì, varia normalmente in base a quando lo stai utilizzando o meno, che lui si mette in idle in default e poi aumenta in base al carico che tu gli dai, cioè come apri una cartella lui arriva per un attimo a 5 e poi riscende. Hai visto che bel cuscino? Sì, questo l'avevo visto fare in live, quindi... Bene. Logan è triste, serve il bacio dello Stefano per i soldi. No, stai tranquillo. Ciao Benny, ciao Giampiero, ciao dall'altra parte, chi salutiamo? Salutiamo Iron Danny, poi salutiamo Luca, il Pollinone, grande. Oh, il Pollinone è arrivato. Certo, il Pollinone stava qua, ciao Entria, ciao Gio, ciao. Allora, ciao Kronos, ciao. Kronos che tra l'altro ha pure regalato 5 abbonamenti. L'ho prima. Visto, ciao Ale, ciao Mirko, ciao. Allora, dove sta? Ciao Power Clementon, ciao Umberto che l'ho visto di là ma so che stava anche di là. Poi ciao Antonello, allora, aspetta, dove era arrivato? Una domanda, vendete box per HD o SSD? Sì, sul nostro sito li trovi. Se vai a vedere il nostro sito trovi quello che abbiamo a disposizione di box. Ciao Mario, ciao Kira, ciao Mimo. Allora, ho visto avete il 9004, è quello senza integrata? Sì, il 9004F, sì. Allora, su Ryzen 2600X un IO 120 è sufficiente? Ha senso sostituire un Noctua NHC12P con un IO 120? No, se c'hai un Noctua ti tieni quello, se c'hai il distributore stock va bene un 120 anche, certo. Allora, ciao Gegalbo, L5 9600K va bene per lo stream? Sì, alla fine 6 core, 6 thread, sì, però ci diciamo di sì, comunque stream alla fine stream a 720, quindi sì, dai, ci può stare, insomma, anche se 97K sarebbe meglio, eh. Allora, meglio il Cooler Master Liquid ML240R oppure NZXT Kraken X52? Allora, il Kraken è un po' overpriced per quanto riguarda il costo, perché si fanno pagare molto il brand, sicuramente l'estetica è molto bella e è molto un po' più onesto per quanto riguarda invece il Cooler Master, perché è un po' più economico, funziona comunque bene, non va malissimo e le prestazioni sono similari, forse il Kraken è leggermente superiore a livello di prestazione, ma si paga secondo me troppo per quel minimo di prestazione in più. Allora, ciao The Don, intanto bravo che l'hai messa a scaricare, bravo The Don. Che sta scaricando? WoW, bravo The Don. Hai convertito... basta questo World of Warcraft. Allora, come colleghi le tre ventole RGB del case sull'unico attacco RGB frontale della scheda madre? Usi qualche cavo speciale? C'è uno splitter? No, loro le ventole queste qui hanno già tre splitter che sono collegati tra di loro, quindi mi arriva un cavo solo che ho messo qui in alto
sulla presa RGB della scheda madre, ne ha due, una in basso e una in alto. L'ho messa in questo caso in alto. Le ventole le ho collegate poi alle tre power fan che ha la scheda madre, una qui, una qui e una qui sotto. Quindi le tre ventole sono indipendenti per quanto riguarda la rotazione, ma un unico colore gestibile da un'unica presa. Ok, io lo vento l'ho finito. Dietro qua, ecco, questo è quello che ti dicevo, che sono l'attacco RGB, questo, che sono tutti collegati tra di loro, da una ventola all'altra fanno tutti dei ponti, infatti come vedi rimane pure un ulteriore, perché un'entrata e un'uscita, poi una certa ti rimane uno fuori. Questo vesse ha anche un controller suo RGB che puoi gestire dal tastiero, ma l'ho bypassato come ho fatto ieri nella live di ieri, che era lo stesso case, per collegarla direttamente sulla scheda madre e gestirle tramite software. Ok, ma adesso questi qui poi li fascetteremo insieme, è un lavoro molto pulito, perché questo va a finire qua così laterale e questi qua invece si raggrupperanno qua al centro. Col fatto che non ci sono dischi meccanici e altro, diciamo, viene un po' più semplice come lavoro. Adesso lo posso accendere. Dai, lo faccio accendere a te. Che scheda di gioco? C'ha la 2060. La 2060 Ventus. Ah, ok. Allora, intanto lo accendo. Sei pronto? Dai, lo faccio accendere a te, dai. Dai, aspetta che lo metto in posizione. È il tasto più grosso che vedi al centro. Eccolo là, 3, vai. 2, 1, X. Vai, è acceso il tastino dietro, controlla se sta su 1. Bravo, accendi su 1. Aspetta. Sei pronto? Vai. È perché che è AMD questo? No, questo è appena questo. Ho sempre succede. Okay. Vai, acceso? Funziona. Sei pronto, fa? A posto è andata, posso tornare. Sembra che sta a posto. Funziona. Allora, si è acceso benissimo, eccolo qua. La ventola frontale adesso, vabbè, fa un colore unico perché poi dobbiamo gestirla da scheda madre. E adesso poi devo mettere qualche fascetta. Naturalmente. L'interno, vabbè, perché comunque è silenziosissimo. Questo non è merito della AMD, niente di merito che c'ha. È merito del raffreddamento al liquido, che la ventola è molto silenziosa. Sentite. Sì, direi che la differenza not si bad, vero, qui. Not bad. Allora, vedi le fiamme di Mordor qua? Di esatto. Il cangurotto c'è. La terza sedia. C'è la terza media? Tranquillo. Ce l'abbiamo? Fai spazio là. Allora, bene. Posso mi controllo le... Posso levare sta roba? Poggio là? Poggio. La Ventus in idle non ha le ventole ferme in questo momento. Quindi no. No, Giampiero non ce l'ha ferme. Uscirà mai secondo me il 9.4 normale? Boh, secondo me no, sennò troppe. L'ESO ci ha mandato una mail. Va bene, l'ESO. C'è il 9.4 normale? Ah, è uscito già, non lo sapevo. Ce l'abbiamo il negozio, mamma mia. Ce l'abbiamo il negozio il 9.4 normale. Non è il 9.4F. 9.4F è quello senza scheda grafica. 9.4 normale, quello senza la F, è quello che c'ha. C'ha oddio, 9.4F senza, 9.4 normale è quello che c'ha la scheda grafica integrata. Allora, che pagamenti accettate? Allora, accettiamo mazzette, poi accettiamo che pagamenti accettiamo? Paypal. Bonifico. Assegni no, perché ho tutti a voto. Finanziamento. Il cangurotto non manca. Bravo. Pagamento in natura, questo te lo fa direttamente buon Iannello. Dipende, in natura dipende. Allora, che RAM sono? Queste qui sono delle Corsair Vengeance Pro da 3000 MHz. Cosa ne pensate del Cooler Master MB510L? Non è male, non è male come case. Perché è accesa la luce debug? Quale luce debug? No, questa è la luce boot. Quella che vedi qui? Ah, non la vedi, come fai a vederla? Vabbè, forse l'ha vista prima. No, ma stava facendo il boot. Ragazzi, il 67K secondo me è ancora valido. Sì, se già ce l'hai, sì. La chat di YouTube si è bloccata. Le farò un bonifico allora. Va bene. Quanto costa questo computer? Questo computer in descrizione trovi tutto. Tutti i componenti che sono stati utilizzati. Ragazzi, secondo voi perché la mia Radeon RX 460 di gigabyte? Oh, questi sono i computer che mi le ventole prima stavano leggermente better, non per togliere qualcosa. 2080 0390 in 9 32 giga di RAM, alla faccia del cinghiale, eh. Allora, di gigabyte le ventole prima stavano ferme in idle, ora che anche in idle girano sempre anche del solo 800, forse per un discorso di temperatura, magari se è passato un po' di tempo dovresti fargli un cambio della pasta termica.
Poi quando leggi la mail capisci. Ah, ok, Leso, dobbiamo leggere la mail di Leso perché dice che farò un bonifico. Poi quando leggi la mail e muore il gas. Allora, il fake boot è solo su Intel? In realtà torniamo se lo fa pure questo, però ok, non l'ha fatto forse. Dov'è possibile anche prendere prodotti fuori dal listino vero, tipo Aglio Corsair? Sì, se ce lo richiedi, vediamo se abbiamo modo di prendertelo. Io voglio comprare un monitor, raga. Ma a noi ci va a comprare un monitor. Che monitor ci compri? Ma per noi proprio, puoi utilizzarlo. Guarda, a me mi serve un monitor per casa. Va bene, pure in 22 pollici, basta che c'è un display porte. Guarda. È Luca quello che ti ha scritto? Leso. Leso, dimmi il nome. Che Leso, come ti chiami? La mail com'è? Scusate, per l'assemblaggio quanto prendete? Se i componenti sono acquistati da noi è totalmente gratuito, e anche l'installazione di Windows. Ah, il monitor, ok, sì. Tranquillo, ti rispondo la mail appena finita la Ok, live. Invece per se compri i pezzi online e ci porti i componenti, l'assemblaggio 50 euro viene. È partito, è partito, è partito, ragazzi, incredibile. Incredibile. Che incredibile, deve partire. No, vabbè, ma da MD mi aspetto di tutto. Scusate, ok, la temperatura è appena 32 gradi, la pasta termica l'ho cambiata 6 mesi fa. E non lo so allora che cos'è che le continua a far girare di base. Allora. Torniamo qui a Bombazza oggi in questa live. Veramente, veramente, veramente very hot. Stefano, io ho messo 6 ventole, be quiet. Pure il PC sembra spento. Vabbè, sì, certo. Sì. Fabio, non sai quanti eravamo su Twitch? No, Fabio, sì, Davide non lo sapeva. Quanti eravamo? 142. Ah, li fatti bravi. Sì, guarda bravi. Le temperature. RAM frequency 2133 c'è scritto. È normale. Sta buono. Perché sta di buono. Default le mette a poi dopo gli devi abilitare l'XMP, ecco, e si prende. Ma tanto poi gli devo aggiornare. Certo, e si prende la frequenza sua, che poi leggerai 2999 perché MD nasce storto. E questa cosa vediamo se anche su questo. Però, dai, mi infastidisce. Sì, mi infastidisce tanto. 2933. Sarà 26 gradi, mo vediamo, guarda, Allora si è spento. Qui questo no, non è better. Che ne pensate di Asus ROG Ryujin 360? Non penso, perché non l'ho mai visto né trattato, quindi non ti so dire. Io ho messo le Cooler Master Master Fan e sembra un tagliere del ben decollo. Perché gira una stecca? Ne devi un attimino settare, no? Era allora. 140, mo so 87. Vabbè, fatto, normale. Corpo, guarda un po' i RAM che mette a 2008. So 3000. Che dobbiamo fa? C'è la scatola. C'è scritto, vieni un po' dalla scatola. No, e magari c'ha il settaggio. No, hai messo pure. XM. Vedi mettere il settaggio. Sta buono. Che fastidio sti AMD. Profilo 2, che comunque è 2933, Ma perché nasce storto? È 3000. Ti deve fottere 67 MHz. Te li deve togliere. Iron Dandy, bravo. Perché non puoi spingere. 67 si deve tenere de MHz. Ma perché? Preferivo che mi facevi 3004. Esatto. Iana, troppo silenzioso. Sì. No, che vedo? Che ne so, invece di vedere. Siamo in assemblaggio. Siamo in assemblaggio. Bella ma Davide. Ma che una video solo? Una vita, sono 3 ore sopra i canci. Bella ma Davide, ma lo porterai? Porterete Apex o Black Ops 4 2933? Non premere i canci. Apex l'ha giocato ieri. Apex non gli piace. L'ha già disinstallato, Certo. Black Ops ce l'ha, ma ci abbiamo giocato pochissimo e lascia perdere. Non è le shit Corsair, Umberto. È... Vabbè, non voglio, sono scatena sempre il Basta. Su tutte le schede madri che montano processori che non siano Intel... Politica ricorrente, l'ho detto un cazzo. Legge 2933. Fa da sì che a me mi dà proprio fastidio. Fastidissimo. Mettetela a mano, l'overclock manuale a 3000. Pensate, già parti male. Quindi perché devo toccare? Sono come quelli che mi dicono, ma se tu compri la scheda video la puoi downvoltare. Ma che... Ma se io compro una scheda video a mio padre perché vuole giocare ai pupazzetti e poi gli dico, a mio padre mi chiama e mi fa, senti, mi fa 85 gradi e sto a navigare su internet. E io gli dico, papà, da un volta la cosa mi dice, bello di papà, io sto dall'altra parte di Roma, quando è che vieni e mi viene a fare te? Ma perché? Ma perché? Ma perché dobbiamo fare sta... No, soprattutto, sai che ti dice, se fosse mio padre, ti direbbe, senti, ma è nuova, perché dobbiamo fare sta cosa? Esatto, bravo, perché dobbiamo fare sta... È nuova, perché funziona già da sé? È come se tu attacchi il frigo, non parti, dici, no, guarda, ma c'è la manuella, glielo dai due botto ogni tanto e giraci, perché dopo una cosa del genere? Giusto, no? Allora, è un bravo ragazzo, chiaro, no? Allora, ma quindi è corretto settare XMP e non 3000? No, e l'XMP ha le frequenze, cioè, gli dice, che RAM, che frequenza c'hai? Dimmi te.
Dimmi te, fai prima te. Guarda, faccio 3.000, non capisco, 3.000, 2.933, e vabbè, metto questa. Alla fine è questo che... Perché questa è proprio la sintesi. Non capisce. Allora, direi che il chipset B450 supporterà la terza generazione di Ryzen. Io spero che lo cambiano. Sì, perché... non voltano, punto e basta, è quasi un dovere. Allora, sarebbe un dovere dei progettisti, ingegneri che hanno studiato, che parliamo di ingegneri elettronici che dovrebbero essere coi conto, che una volta che tu arrivi a lavorare AMD, sì, o Intel, l'uno. Dovresti essere, no? È come se ti dico, Steve, devi andare a assemblare i computer per la Casa Bianca. Devo, ferma, devo, sono arrivato, che c'è dopo? Non c'è niente. Esatto. Io, oltre a questo, sono uno degli ingegneri più cazzuti, progetto una scheda video... per la massa, quindi per la gente che non sa, perché io sono ingegnere, essendo ingegnere te devo semplificare le, certo, cose, no? Che faccio? Una scheda dice, vabbè, è un po' instabile, butta un core, ma poi scala, e poi dopo se gli sta bene abbassano, ma dimmi te se è normale, dai, non è normale, non si fa, non si... lo so che noi certamente siamo troppo sempliciotti, troppo, però raga, cose stanno, senti, così. Esci da una macchina nuova, no? L'ultima Volkswagen, gli hanno fatto 7 marce, sì, però dicono... devi acciaccare il pedale fino a 3/4, esatto, se acciacchi di più... se acciacchi tutto, se fonde il motore te si brucia la testata, però se tu vai un po' più piano non te si brucia. Se l'ha fatta a fare, ma che l'ha fatta a fare così, potente, palla già più, mettimi un limite tuo, no? Niente, vabbè. Perché le RAM non montano chip Samsung BDI? Ma è una domanda o è una... un'affermazione? Magari aggiornare il BIOS alla scheda madre? Sì, è vero, l'aggiorniamo, ma farà la stessa cosa. Non è un difetto, è una particolarità, se così vogliamo dire. Ma lo farà uguale. Poi, quando aggiorni il BIOS alla scheda madre, devi stare attento, perché è capace che non te parte più. Dopo devi downgradare anche il BIOS. Non succede, dai. Perché Windows 10 Home non Pro? Perché il codice di Windows che acquistano i clienti, anche per pagarlo un po' meno, è Windows 10 Home, tanto lo usano a casa. Allora ragazzi, un mio amico ha appena installato una 2070 sul suo PC. Abbiamo installato i driver in modo pulito, però va molto meno rispetto ai benchmark. Addirittura supera di poco le prestazioni della sua vecchia 1060. Cosa vorrebbe essere? Sbraga. Devi sbragare, formatta, perché ha cambiato la scheda video, magari il driver, magari qualcosa, formatta. Chiedo perché io ho delle 3200, ma XMP mi dà 2.9. Io ho settato 3.2. Sto sbagliando quindi? No, no, hai fatto bene, hai fatto bene. Chiedo perché ho dei 3002. Non è XMP, sarà AXMP, cioè AMD? Può darsi. Viste le poche finanze, ho preso un Asus Prime. Ah! Beh, l'Asus Prime è come che dici, devo comprare la De Marca per forza, però senti, faccio la Volkswagen, però mi faccio l'app. L'ho fatta la scheda madre da gaming, l'ho fatto l'Asrock Fatality. Fatta la punta è meglio, se te li fa ricordi l'app, no? Asrock Fatality? Mamma mia, lascia perdere. Cioè, sta live ci denunciano, eh? Cioè, ha infamato 7-8 aziende contemporaneamente. Sì, AMD. Raga, EasyFix azienda si dissocia da tutto quello che il suo dipendente ha detto. Sì, AMD, beh. Ho capito, Fatality, ma che fine ha fatto questo Fatality? Sarà morto? Pensa che ti dico, Firesh, se c'hai Intel, mettevi la frequenza che, per cui tu hai pagato le RAM sul processore, la scheda madre per cui tu hai pagato avere quella frequenza, e ti avrebbe dato quella frequenza. Pensa, strano, eh? Lo so, purtroppo. Sì, per non essere troppo cattivo. So queste cose, diciamo, all'inizio. Quando Power Clementon dice vi ricrederete, quando avrò un sistema che io faccio XMP, salve, esci, la RAM mi legge che è 3.2, mi legge 3.2, io sto più tranquillo. Se poi non mi si scoccia nell'arco di un anno e mezzo, sto ancora più sereno. Ma perché quindi non si dedica un po' più al gaming, sull'ottimizzazione dei giochi e tutte queste cose? Perché deve essere multi sfaccettature, l'utilizzo comunque non è solo gaming. Dovrebbero fare una versione di Windows Gaming, dovrebbero fare Windows 10, che ne so, Home, o comunque Windows 10G, che sarebbe Windows 10 Gaming, già pre-ottimizzato senza tutte quelle cose che servono a Windows normale. La parte gaming di Windows te la dirottano sull'app Xbox, dico, una delle app peggio riuscite della storia, cioè inutilizzabile, non si trova la roba, non trovi niente, cioè è fatta veramente, penso se te impegnavi per farla peggio non ci riuscivi. Se l'avete provata a usare, ne rendete conto. Poi di questa non la leggo. Quella che Nello non la posso leggere. Ha scritto due volte, ma Nello non insiste. Mi spedireste il PC in Sardegna? Sì, ci mette 2 giorni anziché uno, perché i corrieri per le isole ci vuole un giorno in più. Senza cose del tipo Candy Crush, ad esempio. È vero, Leso. Questo dovrebbero fare una versione un po' più snella. O comunque, quando in fase di installazione diranno questo o quella light. La razza Ladino per il Raspberry l'ho fatto. Io l'ho scaricata da Arcade Punk. L'ho scaricata. Ho preso Win32 Disk Imager. L'ho spalmata sulla memory card. Ho infilato la memory card nel Raspberry e non vedo niente. Questo è il problema. Poi non ci ho avuto tempo da
da perderci, perché ieri ci è cominciata ad arrivare la maledetta roba del Romix, quindi io e Stefano ieri a voglia dopo la live a spuntare la roba. Spunta a me, ci ha controllato. Grazie, tipico gamer. Leggo la sua domanda. Ciao ragazzi, ho un i7-8700K e una 1070 Ti per streamare in HD a 60 fps, a 144Hz, tutto fluido con un VEC. Dovrei cambiare scheda grafica o prendere un i9? Ah, per streamare... Allora, no, l'8700K ti consente di farlo. Oddio, la 1070 Ti anche ti consente di farlo. Ma tu quando streami, tanto streami su Twitch, se non hai la partner, streami a 720, tu giocherai a 144Hz, ma il tuo gioco viene comunque... Esci, la tua uscita, quindi la gente ti vede a 720. E con quelle caratteristiche ce la fai. Ce la fai già a farlo. Quindi l'i9 è un po'... Cioè, è un salto esagerato se lo vuoi fare, ma... Non è che ti serve per forza. Alessandro, la domanda che hai fatto è intelligente. Questa è molto simile in realtà alla configurazione che abbiamo fatto ieri, che però era con Intel. Questa cosa se ne sono accorti un po'. Esatto. Sono molto simili. Questa ovviamente viene meno perché è con AMD. Il nostro consiglio è sempre di andare su Intel. Però se la differenza di prezzo per te è importante, questo è un tipo di macchina che secondo me può andare, perché comunque su base AMD, ma c'hai tutto molto bilanciato secondo me ad un costo accettabile. Quindi se non vuoi andare su Intel è sicuramente no. La risposta è no. Vabbè. No, ma era per le domande quelle mie. Ma siamo profumo. Stiamo io ho lavato con no, c'ho un nuovo Davide. No, c'ho ho usato un nuovo profumo. No, non è detersivo. Detersivo. Che profumo? Ma arriva nei mappati di profumo, è buono. Della lavanda, senti, annusa. Che robetta! Profuma, allora, tipo, sai, è quell'odore che quando lo tiri fuori sta ancora nella lavatrice. Bravo, che è fresco, bravo, però è pure. Poi ti dico come si chiama, questo è buono, sì. Mi piace. Ma dopo lo fate uno stress test? No, perché il sabato i pompieri non lavorano. Raga, quindi... ci abbiamo. Ma te però cazzo, no, oggi proprio oltre. No, perché non so se lo vedi là dietro, ci sono un po' di problemi. Sì. Ognuno di quei mucchietti è un problema. Ragazzi, sì, effettivamente ve lo faccio vedere meglio. Guarda che robetta. Allora, abbiamo praticamente qui dietro al buon Davide c'è un problema di misticanza. Tre PC da assemblare. Praticamente, guarda, ci sta uno, tre più due, un'assistenza. Tre PC da assemblare e in assistenza. Quindi, ma poi il Mac si è risolto quello che sta sul tavolo. Quando io entro qua dentro, i Mac non li devi manco guardare. Giusto. Puoi lasciarli. Ritorna qua. Bene, allora, siamo arrivati qua intanto. Italia. Perché Italia. Ben pomeriggio, che piacere vedervi live anche oggi. Grazie Gianluca. Per prima qualcuno ci ha chiesto perché una live di sabato. Sì, assemblati tutti in live. Fire c'è stasera, dico fermo, mi casca la gola. Dai Ste, Biostar è meglio di MSI. È una Nello. Camagnolo, pane e simpatia a pranzo. Che è successo? Arancia, gli mancano proprio delle funzioni. Sono Spotlight nel Mac, di Windows, secondo me, non so se l'hai provato, la ricerca di Windows non ti sa fare nemmeno 25 al quadrato. Ma non vuol dire. Comunque, per quanto riguarda la versione, che è vero, hanno detto c'è una versione di Windows Gaming, ma non è ufficiale. Non la metterei se non è ufficiale. Non mi piace troppo le cose mondane. Se esce ufficiale, sì, se no, no. Salve, il mio 99K a 5 GHz in OC automatico arriva massimo a 1.5 volte di VCore. È normale? Quanto deve essere VCore per essere sicuro? Se ci arriva in automatico è normale che ci arriva. Non è che deve averne di più, anche che se ne metti di più fa caldo dopo, dopo scalda parecchio. Lascia così, non toccare che sta su tutto auto, vuol dire che si autogestisce. Se gliene dai troppo poca, crasha. Se ne dai troppo, te se squaglia. Lagga il video ogni tanto, sì, perché il nuovo PC qua... No, perché ho scaricato Chrome. Ha scaricato Chrome, quindi un attimino intanto arriva qualche scattino. Comunque mi piace che Fabio non schifa i Mac, come molti fanatici PC. No, no, Fabio anzi è amante dei Mac, ce l'ha pure avuto a casa, l'ha cambiato. Io c'ho amore e odio, cioè io che prendo il Mac per quello che è, basta. Esatto, è imparziale. Dice il Mac mi serve per il mero lavoro che devo fare con le fatture, gli ordini e il resto. Su per quello il resto... ti dico è un tipo di sistema più semplificato, più stabile, che dà meno problemi di Windows. Anche se Windows ultimamente sta a un ottimo livello. Bene, Davide ti chiedono, Davide ma ci stai? Sei vivo? Sì, sto qua, ecco. Sto qua, oggi sta qua. Sta a dormire, si è alzato da poco. Oggi è un po' moscio Davide, no, non lo so, che è successo? Tutto bene. Tutto a posto? Sì. Come sei così moscio? Ma non sono moscio. Sì, risento da voce moscio. No, no, sì, no. E tu sei una carta velina ormai. No. Ma sì, vedi, qua devo usare la update ancora, mi sa.
con questa. E vabbè, perché arrivano dopo loro. Dragon Center. Come vanno le Biostar? Lascia verde. Vanno. Per una nuova configurazione puramente per il gaming, è meglio un R5 2006 o un i5 8 e 4? Oppure un 7, un 2007 o un 9.6? Puramente non gaming o un 9.6? Più 9.6, 9.6. Quando escono i processori nuovi, quelli vecchi ve li dovete scordare. Allora, Big Show, io dovrei comprare un monitor 2K a 144Hz. Mi consigliate una della linea MSI? Ne avete provato qualcuno? Le abbiamo provati e funzionano molto bene. Noi abbiamo anche sul nostro sito anche quelli della AOC che funzionano altrettanto bene. Quindi comunque ti possiamo consigliare entrambe le marche. Ian ha fatto le ore piccole. Ha fatto le ore piccole? Che hai fatto stanotte? Non dormito. Stai a giocare uno a una certa ora? Io ti controllo. Sì, col Pollina. Ah, stai a giocare uno col Pollina, eh? Ma dove sta il Pollina? Il Pollina ci sta, però non si fa vedere. Sì, sì, il cangurotto c'è. Cioè. Io il portatile Mac non lo sostituirei con nessun PC portatile. Per poi giocare ho preso il fisso. Beh, quella è una buona strategia, già calmo. Anche se poi il Mac lo devi utilizzare che... per qualcosa che a te serve, perché io ce l'ho avuto il Mac, oltre a navigare e farci quattro cose non mi serviva a niente, ho preferito un portatile con Windows. Invece possessore di una OC27 Curvo, è vero, Easy Benny, che è il nostro amico Benny De Santis, si è trovato benissimo, penso, spero che si trovi benissimo con quel monitor. Comunque, poi solo marchi, alla fine MSI, ricordatevi, i pannelli sono Samsung, AOC e Philips, quindi non è che state a comprare... Non è che Davide è moscio, siete voi che parlate troppo, fatevi dire qualcosa pure a lui. No, conosco bene. È vero, parli troppo. Conosco bene i miei polli, questo è quanto. Fidate. Se io direi, senti, flash. Oh, non muovo flash. No, questa è la cosa, guarda, più bella, vedi? Guarda! Guarda! I bug di AMD, guarda! Dai! Ecco, vedi? No, preso... Che fareste voi? Riavvia. Per forza, guarda. Poi dice, ve li crederete. No, ora ti dicono, è l'utile di abbassare. Perché ora ti dicono, devi sparare a mano dopo che hai avvoltato, dopo che i RAM gli hanno impostato a mano. Tutto a mano qua, stiamo ancora a manovella. Ragazzi, siamo nel 2020. Va bene? Nel 2020 mi si deve aggiornare da solo. Sbraga lo Ste, certo. Ste, oggi sono andato a pranzo con il CEO di AMD, ho portato un estintore con me. Hai fatto bene, bravissimo, così. Te lo voglio bene comunque, Davidone. Grazie, voglio bene anch'io. No, non è vero. Per aggiornare il BIOS su una Gigabyte AB350 che... Stai zitto. Nella B350... chiavetta USB. Esatto. Mi consigliate di comprare un PC ora per gaming e streaming oppure di aspettare ad aprire per i nuovi Ryzen? Sicuramente aspettare aprile, non credo che... Se vuoi aspettare aprile per vedere come vanno, aspetta aprile, poi compralo quando ti serve. L'uno, sì, siamo nel 2019, ma siamo già ridosso nel 2020, gli anni passano, e resta invecchiato, già te vedo. La voluta MSI su AMD? Marza, sta buono, che se c'è una NASU sta presa a fuoco. Buongiorno, signor Iannello, ma questo anno a Romix, se vengo, la trovo? Dice il Gerardo Sardina. Sì, dipende, sì. A meno che non vieni il giovedì... Sì, vieni, perché ci sta, perché deve stanno è presente, lavora. Attenzione, dopo il riavvio non lo prendo, non lo fa a mano. Ve li crederete, AMD, ve li crederete. Fa che palle, guarda, queste sono le cose, tu, quando ce n'hai, mo adesso è uno, no? Quando ce n'hai quattro di sti cosi, tu stai avanti, magari a ordinare merce e senti Stefano che bestemmia. Non è possibile, dai. Per favore, date un bacio a quel poeta di Carente di Annello, più triste del Titanic. Ti blocca tutto, ti blocca. Mannaggia la miseriaccia, oh. Tramite chiavetta, siamo tornati nel 92. Se io preferisco sempre metterglielo a mano. Mm-hmm. La mia non trova la 1.50. Ah, vengono fuori i tartarini, eh. Meglio un PC gaming da 500 euro, un Xbox One da 400. Un Xbox One da 400 perché con 500 euro non è un PC gaming. Questo è Bella version, attenzione, support new upcoming. No, non ci interessa. Io attenzione, direi... tipico gamer ci riprova. Il beta non li mettiamo. Aspetta, devo leggere questa. Ho provato con 720 60 fps e se gioco a 144Hz mi lagga il gioco tantissimo, ma tutto a scatti devo bloccarlo a 119 ed è meno fluido e lagga molto. Cioè, c'è qualcosa che non va, tipico gamer. Top choice. Io la chiamata fatta AMD che vai sul sicuro. Allora, tipico, c'è qualche problema però, cioè a livello di hardware stai messo bene, c'è qualcosa che non va a livello software secondo me, o lo formatti e riprovi a installare tutto da zero pulito, perché c'è qualcosa che non quadra proprio, tu non puoi mettere... Il tipo che mi sa che il ragazzo quello che ci ha portato il PC, quello con Rainbow Six, è lui? Mi sa di sì, a memoria mi sembra pure di sì. Ah sì, e noi l'abbiamo provato qua quel PC, l'abbiamo formattato. Però allora se sei tu
come l'hai ripreso ti andava bene. E dopo un po' che te lo rifà, quindi c'è qualcosa che ti incastra il sistema operativo dopo un po' di tempo. MSI su Ryzen, queste sono da prevedere. No, è Ryzen è montato su... No, raga. No, te posso dire... No, anche che sennò poi ti dico, il chipset che io fa? AMD. Quindi, allora, non aggiornargli il BIOS non si sa mai. Esatto, quando, quando capita di AMD ce l'hai sempre un po' la paura. Raga, io non ho mai aggiornato il BIOS da quando ho preso il PC, quasi 2 anni. Dite che è un problema? No, non è un problema. Non migliora neanche le prestazioni, migliora le compatibilità e... Comunque è una buona cosa tenerlo aggiornato, non tutte le volte, però ogni tanto sì, sì sono io. E allora, tipico, c'è qualcosa che non va a livello di hardware, tu riprendi un PC da noi, appena formattato, provato qui, l'hai visto, insomma, come andava, e lo riporti comunque, a casa... No, no, nota sta cosa, scusa se ti interrompo. Sì. Top quality, per chi se la ricorda, stasera l'avevamo fatta. Citteria. È andato vicino a Citteria, perché giustamente è in ordine alfabetico. Non da alfabetico, la mia... comunque la zona la zona è quella. La 1.40-1.50. Dicevo, però, se tu l'hai preso il PC da noi e andava bene, quando lo porti a casa tu fai qualcosa con il PC o ci installi o lo utilizzi in un modo che incasini il sistema operativo, per quello poi ti cala a livello prestazionale. Signor Fabio, ma Romix mi fanno entrare le sfogliatelle per voi? Certo. Tutto ciò che è da mangiare fanno entrare. Se non te fanno entrare mi chiami, te vengo a prendere io. O comunque vengo a prendere le sfogliatelle. Allora, no, no, in realtà andava malissimo all'inizio. Stavo programmando di riportarlo, ma alla fine 2 giorni fa è ricominciato a funzionare meglio. Prima la CPU stava sempre al 100. Ma è possibile, noi l'abbiamo provato qua, non lo faceva, no? Stefano, potevi pure dirlo che la modifica al tuo PC sarebbe stato passare da AMD. ti piacerebbe. E invece no. Se mettevi la Biostar non dava questi problemi, prendeva direttamente fuoco. Bravo. Ma l'esperienza negativa Power Carrington che c'è avuto non è colpa di MSI, cioè l'unica esperienza cattiva che c'è avuto è su AMD, su scheda MSI. Ti ripeto, il chipset non lo fa MSI. Pure Asrock c'ha avuto problemi perché montava il chip AMD, quando abbiamo montato il Threadripper che ha smesso di funzionare. AMD 450 la carbon, la versione 50 non c'è nemmeno sul sito, c'è la 1.60 beta, non mettere la beta, dai buono, che già con quelle ufficiali già c'è problemi. Devo fare una configurazione adesso, passo nel vostro shop. 2060 o 2070? Se puoi 2070. Se puoi. Ma se puoi anche 2080, se puoi 2080 Ti hai. Ma è normale, che cioè alla fine la scheda video più ci spendi prima e più ti dura nel tempo a livello di potenza. L'uno, io ho messo un post-it sullo schermo per coprire la faccia di Iannello. Vederlo così mi faceva troppo male. Beh, io direi che possiamo anche chiuderla questa. Beh, allora, abbiamo fatto... Sì, abbiamo iniziato alle 2, sono le 4.10, abbiamo fatto la nostra ora e 50 di streaming, abbiamo passato con voi il nostro sabato pomeriggio insieme, ma il nostro continuerà fino a stasera e dobbiamo spingere. Ci serve la linea, perché adesso è questo, finisce la giornata, e sto BIOS 780 giga, perché sta a mettere 16 anni, come tutti gli AMD. Fino all'ultimo. Fino all'ultimo. Ci serve la linea poi per aggiornare tutti i driver e nel frattempo continuare gli altri PC, quindi assemblare, dai due schiaffoni a Davide così si sveglia. Poverino. No, poverino, pare di in terza persona, è giusto. E dobbiamo... si è spento, si è bruciato, sapete. Mo vediamo solo se riparte. Spero che hanno fatto passi avanti con l'ultimo 3-4 BIOS. Io metto occhiali perché ho il PC davanti, se dovesse scoppiare almeno mi protegge gli occhi. Allora, per i pagamenti radiali come funziona? Benny, si fa una richiesta, si compila tutto il modulo, ci serve documento, codice fiscale e un IBAN e si fa la richiesta. Se passa tutto ok, quindi si fa il preventivo naturalmente, quindi poi ci sentiamoci in privato insomma per questa cosa. Flashare il BIOS è la stessa cosa? Sì, è la stessa cosa. Ciao ragazzi, è sempre un piacere vedere e sentirvi, grazie Luther. Sono lenti di attenzione, guarda, sta schermo nero raga. E io, lo fanno sempre, no, lo fanno sempre. Questo tu adesso lo devi HDMI, aspetta. Sta partito. È partito. Vabbè, ci ha messo quei 4-5 secondi. Gli hanno pagato. Una su due di queste cose, quando le flash, devi spegnere. Rosario Saloni, mi saluti? Ti adoro pure il mio compagno Raffaele. Ciao Rosario, ciao. Sarebbe bello che nel vostro sito ci fosse un configuratore di PC, ovviamente con tutti i paletti di compatibilità. Lo so, sarebbe molto bello, il problema è molto complicato farlo funzionare poi con i vari gestionali e programmi che utilizziamo, quindi è quella un po' la complicanza.
Allora, dovete dire che AMD su molte fasce è più conveniente in te. Conveniente sì, ma quando vai sulla convenienza, a volte ci possono essere alcuni problemini. È innegabile, io posso capire sia il fanatico, sia l'obiettivo e sia comunque il detestatore di AMD deve ammettere i pregi e i difetti di questo, almeno ad oggi, marzo 2019, che ancora poi un po' lo affliggono, quindi il problema un po' dell'instabilità, il problema della meno compatibilità e il problema del sostanzialmente non del processore, non di Ryzen, ma del chipset che monta sulle sue schede madri. Per quello quando dicono monterà questo chipset anche la terza generazione di Ryzen, io dico spero di no, perché se lo cambiano, perché ha voglia che gli fai 180 BIOS, devi farne uno da zero secondo me e devi sperare che quello non abbia quei problemi. Fino a che, cioè, ci sono questi tipi di problematiche, un pochettino per noi almeno che ci passano sotto mano parecchi, abbiamo un po' da dissentire. BIOS probably updating, che in puro va su Intel. Beh, perché Intel attualmente usa meno core con frequenze più alte, i giochi sfruttano meno core con frequenze più alte, almeno il 90% dei giochi. Il 9 o 2080. Quindi cosa mi consigli di fare? No, tipico, non devi cambiare i pezzi, c'è qualcosa che non va con il tuo Windows, è come tu utilizzi il PC. Se io lo formatto e lo metto a streamare, quello streama bene, c'è qualcosa che non va. Poi se tu vuoi fare un upgrade perché vuoi escludere totalmente l'hardware, per dire c'ho un hardware da paura, quindi deve andare per forza bene, puoi fare o l'i9 o la 2080. A quel punto ti dico, tu c'hai l'8700K, metti la 2080 intanto. Perché almeno sei sicuro che come potenza grafica puoi giocare a tutti i dettagli al massimo che ti pare e anche con lo streaming. Se no imposti male qualcosa per lo streaming, per vedere se è l'hardware. Se tu invece di streamare ti registri in locale e vedi se il tuo video che hai registrato va a scatti o no. Se non va a scatti, o è un problema di linea o è un problema di settaggi che tu gli dai. Va ciao, bene. Io ciao Vincenzo, saluto pure Vincenzo che ci segue dal nostro primo video. Quindi saluto pure Vincenzo. Ragazzi, allora... dobbiamo scaricare, come vedete, ah non lo vedete più, c'era l'immagine, vabbè, del nostro PC che è pronto per scaricare tutti i driver. E Cucciardone si è arrivato sul finale. No, ce ne andiamo. Vedi tutta, Cucciardi. Allora, ce ne andiamo, ci troviamo nei prossimi giorni. Naturalmente per quanto riguarda Twitch ci saranno delle novità, quindi come vi ha accennato Davide ieri, poi vi terremo aggiornati. Noi su YouTube ci ritroveremo naturalmente prossima settimana, se c'è una live prima del venerdì non ve lo diciamo. Perché domani alle 3:30 esce un video sulle nuove poltrone di X-Razer. Ah, sulle nuove poltrone di X-Razer che ho fatto io, quindi non perdetevelo. E venerdì naturalmente, come al solito, saremo in live di nuovo, va bene? Adesso rimetti di Yanna, te vogliamo bene, ma adesso lo raddrizziamo un pochettino. Sì, la spedizione si paga a Jacobo, ma si paga il giusto, quello che la paghiamo noi, senza sovrapprezzo. Ciao, un bacio a tutti, ciao, ragazzi. Grazie a tutti per essere.